sono raffreddatissimo. Quanto per quanto tempo devo parlare? Abbiamo dei tempi? No, vabbè, tanto da. Io posso parlare anche 7 ore con te. No. Diciamo. Buonasera a tutti, benvenuti a questa. Ci siamo. Benvenuti a questo nostro nuovo incontro su un tema che direi di grande interesse per tutti noi e non solo per noi, ma anche per chi verrà poi dopo di noi. Parliamo infatti di sostenibilità ambientale, un tema di grande interesse appunto. Abbiamo due ospiti importanti che ci spiegheranno, ci daranno delle istruzioni su questo argomento. Abbiamo la dottoressa Daniela Minetti, funzionario della Regione Liguria e del settore delle politiche della natura, delle aree interne, protette marine, parche e biodiversità. Fa parte della Direzione Generale del Turismo, Agricoltura e Aree Protette e si occupa della gestione e della valorizzazione della biodiversità e del monitoraggio e coordinamento dei soggetti gestori nell'ente Parco e ARPAL. E quindi si collabora poi col Ministero dell'Ambiente, la Commissione Europea su approfondimenti e progetti nel campo ambientale dei parchi e delle aree protette. Poi parlando con la dottoressa abbiamo anche scoperto che fa parte, è presidente dell'associazione ex allievi e docenti del liceo Mazzini, quindi giochiamo in casa. Abbiamo poi il dottor Luca Zan, responsabile dei progetti di economia circolare dell'AMIU di Genova. È responsabile della comunicazione dell'AMIU, ha presentato una campagna di comunicazione dedicata alla raccolta differenziata per lanciare un messaggio molto importante, cioè i rifiuti non sono solo materiali da smaltire, ma sono anche materiali da recuperare. Tutto ciò che non viene sprecato può avere una seconda vita. E da questa filosofia sono nati appunto progetti di economia circolare per un ambiente che deve essere, proprio per la nostra sopravvivenza, sempre più pulito e sostenibile. E ha sviluppato progetti di comunicazione ambientale ed educazione per le scuole. Quindi sicuramente assisteremo a una conferenza di grande interesse per tutti noi. Prima di iniziare però volevo invitare Elena Manara, che ci porta il saluto del sindaco. Grazie Ivana, buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati, siamo alla terza, già alla quarta conferenza, siete sempre numerosi, le conferenze sono di argomento vario e questo è veramente forse l'aspetto più interessante del nostro programma. Sempre, visto che parliamo di programma, di conferenze, Un abbraccio e un applauso ad Angela Delfino, che è sempre nei nostri cuori e che, nonostante non stia molto bene ancora, però segue, chiama, messaggia, eccetera. Quindi è sempre presente, la dobbiamo sempre ricordare, perché se queste conferenze da illo tempore hanno luogo, è grazie a lei. Noi continuiamo solo la sua opera, speriamo di sostituirla degnamente. Bene, e grazie naturalmente ai relatori, sono qui a portare i saluti del nostro sindaco, ancora Marco Bucci, di tutta l'amministrazione comunale. Beh, un'amministrazione comunale che comunque qui è anche rappresentata dal dottor Luca Zane, quindi mi piacerebbe dire anche un saluto dal mio ex collega che sta per lasciarci, Matteo Campora, che tanto ha fatto in questi anni, si è sempre occupato in questi 7 anni, ma ahimè ci ha lasciato, è andato in regione, andrà in regione, ci ha lasciato, per carità.
andrà in regione, quindi, però si è occupato tantissimo veramente di questi argomenti, veramente tanto. Io sono davvero molto amica di Matteo Campora e però difatti io non mi addentrerò negli argomenti che loro tratteranno perché sono proprio lontani dalla mia formazione. Io sono una storica dell'arte, mi occupo di cultura anche in comune eccetera, come me ne occupavo prima in Camera di Commercio. E sono argomenti che mi affascinano da un lato, ma anche da un altro mi spaventano, perché poi si rischia di cadere un po' nella banalità, nelle cose, insomma, nelle cose trite e ritrite. Tutti vogliamo un ambiente bello, un ambiente sano, un ambiente dove noi, vabbè, ormai io sono anziana, ho i capelli bianchi, ma penso ai nostri figli, ai nostri nipoti, a chi lo lasciamo questo ambiente, un ambiente vivibile, un ambiente, però mi chiedo anche, e ne parlavo prima con l'amica, cioè, forse dobbiamo guardare, forse è la mia formazione appunto artistica da storica dell'arte, eccetera. Forse dovremmo anche guardare un po' al passato, cioè ritornare forse un po' indietro, forse è più facile, ritornare un po' indietro, ora dico una eresia forse, come abitudini, anche come abitudini alimentari, perché ok, la raccolta differenziata, però quante volte ognuno di noi, o perlomeno io mi metto, però sfido chiunque, chi non ha mai detto che palle sta raccolta differenziata, che dobbiamo pensare, questo pezzettino è un pezzo è unto, l'altro pezzo non è unto, dove lo metto? Non mi guardi così. No, rispondo dopo. Dove è lo già metto? L'approccio sì. Mi lascia un po' perplesso già questa cosa. Ecco, dove lo metto, dove non lo metto, no? Ognuno di noi. No, ma glielo dico subito, sì. Perché tanto, scusa, così tanto sì, certo. Interlochiamo. Questo talvolta è un alibi per non fare le cose basilari. Voi sapete che un grande problema si risolve in tante piccole soluzioni. Non sapere dove mettere le bottiglie di plastica, le bottiglie. Eh no, ma è quello che fa il 90% della raccolta differenziata. Lo fanno gli scarti alimentari, per esempio, gli scarti di cucina. Non è difficile. Se è unto o non è unto, ma individuare una buccia di una banana, di un arancio, gli scarti delle verdure, non credo che sia così complicato. Quindi se facessimo già le cose basiche, normali, ordinarie, il 90% avremmo già risolto quasi tutti i problemi. Talvolta dire non distingo se è un materiale, che cos'è un materiale, è un po' un alibi per dire vabbè, ma alla fine no, è tutto questo, insieme. Questo, no? Questo senza no, ma lo dico, altro, lo sì, sai certo. Perché... Intanto posso darti del tu, certo, visto che siamo della stessa famiglia. Gran parte delle quantità di rifiuti che sono prodotte sono tutte che si possono tranquillamente riciclare e non ci sono problemi a farlo perché si riconoscono, dico, facilmente. Il problema è che noi troviamo ancora nei rifiuti sacchi interi dove dentro ci sono le scatole di cartone di Amazon, dentro le bottiglie di plastica, le bottiglie di vetro, cioè persone che non hanno diviso manco una di questi materiali. Quindi è quello il grosso. Ahimè, il nostro ritardo è fatto anche, e vi potrei far vedere decine di fotografie e decine di immagini su questo, di persone che arrivano lì con i sacchetti, lo buttano nell'indifferenziato, ed è per questo che il progetto che poi illustrerò deve in qualche modo spingere verso a ridurre la possibilità di fare questa raccolta indifferenziata, e quindi si disinteressano completamente di separare i materiali, quindi diventa un po' un alibi il non riconoscerlo. No, poi ovvio questo, certo, la complessità della produzione di merci contemporaneo non è semplice talvolta distinguere. Però diciamo, se noi facciamo le cose elementari come ci hanno insegnato appunto nel ritorno al passato, le cose semplici, per cui vetro, plastica, perfetto, l'umido, l'umido è il 35% del rifiuto, quindi capite che già solo un terzo del lavoro è fatto buttando gli scarti delle verdure, della frutta, delle insalate quando si puliscono, di tutti gli ortaggi che usiamo quotidianamente, e qua sì che allora sposo la tua teoria di un ritorno anche a uno stile di vita più sano e nell'alimentazione, ad esempio, non comprando tutti quei cibi processati che hanno tanti imballaggi. Io per motivi personali di salute ci sono tornate, devo dire che
ci guadagno in salute, ci guadagno in tante cose, giusto? Ci guadagno anche in tutte queste problematiche, perché voglio dire, la spazzatura l'abbiamo sempre prodotta, forse ora ne produciamo molta di più, ma ne produciamo molta di più perché c'è tutte queste cose in scatola, questo scatolame, tutte queste cose. Io penso che al di là appunto di quello che si può fare, del riciclo, che quindi è un riutilizzo del materiale, se noi riuscissimo, ma chiedo a voi, a diciamo a impostare appunto uno stile di vita un po' diverso, a produrre meno plastica forse, perché non ritorniamo al vetro più per le bottiglie per esempio, così avremo solo il vetro invece che tante bottiglie di plastica, non lo so, ecco che cosa è meglio, però insomma tornare a degli stili di vita un po' del passato. Sarà che io sono convinta che, e lo dico sempre, ma vedete che si sposa ad ogni tipologia di argomento, per progettare il futuro in modo consapevole bisogna guardare al passato, no? Quindi cerchiamo appunto di fare un'analisi e di provare a ritornarci. Detto questo, appunto, non sono addetta ai lavori e quindi mi taccio e lascio la parola alla mia collega Di Mazzini, abbiamo fatto anche i 90 anni l'anno scorso, li abbiamo festeggiati, ero lì insieme a loro, e che sono veramente un'associazione fantastica, perché sono andati a recuperare dei cadaveri, è vero, per questi 90 anni, incredibili, quindi ora aspettiamo di festeggiare i 100, no? Certo. Tra 10 anni saremo prepariamoci. Prepariamo. Grazie e buon ascolto a tutti. Grazie Elena. Passo ora la parola alla dottoressa Minetti per iniziare la nostra conferenza. Grazie molte. Spero di riuscire a far fare pace tra Elena e Luca con la mia presentazione, perché quello, quando si parla di questioni legate alla sostenibilità, in realtà il tema poi è quello del mondo complesso, che poi diventa anche semplice, perché come diceva Elena o come diceva Luca, in realtà poi la complessità è fatta di tante cose anche semplici. Però la questione della complessità sta un po' in quella famosa frase, no? Che un battito d'ali a New York fa scoppiare un uragano, provoca un uragano a Shanghai. Cioè la correlazione di tutto con tutto. E quindi noi partiamo, preferisce questo? Preferisco, faccio questo, ok, obbedisco. L'altro lo spegniamo, sono a posto? Ok, bene. E dal Mazzini abbiamo imparato anche ad essere ordinati. Allora, va bene. Dunque, dicevo, quindi c'è questo tema della complessità, e quindi del fatto che ogni nostra piccola azione provoca delle conseguenze molto, molto più ampie. E quindi è vero che i comportamenti sono rilevanti, ed è vero anche che nei fenomeni naturali ci sono una serie di intercorrelazioni che non sempre siamo andati ad indagare, anche per quello che riguarda le politiche di tutela ambientale. Le politiche di tutela ambientale si sono molto evolute nel tempo, e con una forte accelerazione, perché pensate, io mi sono laureata in scienze naturali nell'85, pensando, ed eravamo un piccolo manipolo di persone che avrebbero voluto fare dell'ambiente il loro lavoro, e più o meno ci siamo anche riusciti, ma eravamo i primi in assoluto, perché prima di allora le uniche norme ambientali che c'erano erano la legge Merli, che cercava di limitare gli scarichi nell'acqua, perché chi ha i capelli bianchi, mi sembra che ci siamo in tanti più o meno tinti, c'erano questi pani di schiuma che ricorderete sui fiumi, così come la qualità dell'aria era veramente pessima. Si è cominciato con delle misure di limitazione, no, alle emissioni in aria, quello che si chiamava l'inquinamento, e stavamo lì per motivi prima sanitari, poi dopo sono diventati ambientali. E poi c'è stata una evoluzione importantissima normativa, che ci ha fatto cominciare a pensare a prevedere i danni anziché soltanto curarli, tipo la valutazione di impatto ambientale o i piani di bacino, così importanti poi per la nostra situazione idrogeologica.
E poi sino ad arrivare appunto a Rio de Janeiro nel 92, in cui comincia a entrare questa parola della sostenibilità, che in allora, poi quando sono entrata in regione, la gente mi diceva: non devi parlare di sviluppo sostenibile, che non ti capisce nessuno. Oggi sviluppo sostenibile si mangia in insalata, tutti quanti sanno o pensano di sapere che cos'è. Nel 98, non 200 anni fa, non si sapeva neanche come articolarlo. E oggi lo sviluppo sostenibile è diventato l'economia circolare, di cui vi parlerà Luca Zane, in cui l'aspetto del riciclo è solo l'ultimo anello della catena, perché l'anello vero dell'economia circolare, ricordiamoci, che è la ecoprogettazione, è quella plastica che non deve stare nel packaging di una fetta di carne che ha più plastica che prodotto, no? Ecco, oppure nelle auto che vengono progettate per essere demolite ed essere recuperate. Il mercato dell'auto, per quanto diciamo non sia tra i più simpatici del mondo ambientalista, però è uno di quelli che ha lavorato di più sul fatto che la progettazione dell'auto è fatta per il suo smontaggio e riuso delle materie. Speriamo che lo facciano sempre di più nella tecnologia, dove per una batteria abbiamo da recuperare tantissimi materiali preziosissimi che invece dobbiamo recuperare in giro per il mondo a caro prezzo. Mi sto facendo gli affari suoi invece dei miei, ma adesso poi entro, perché i temi, come si diceva, tutto è collegato ed è molto intercorrelato. E quindi arrivo alla parte naturale. Sulla parte naturale la biodiversità sta assumendo un peso sempre più crescente. A Rio parlavamo di biodiversità soltanto parlando di Amazzonia. Oggi parliamo di perdita di biodiversità invece parlando dei nostri territori e in maniera piuttosto importante. Allora vediamo un attimo come andiamo a tutelare la biodiversità e perché andiamo a tutelare. Perché non la tuteliamo unicamente per motivi scientifici, perché abbiamo perso la scimmia o il giaguaro, oppure per motivi etici, perché non è bene fare questa cosa. Se noi tutelassimo l'ambiente e la biodiversità solo per motivi scientifici e etici, forse la tuteleremmo noi, penso che ci sia qualche altro nostro amico, ma il mondo sarebbe diviso tra quelli buoni che tutelano e quelli cattivi che non tutelano. E allora per il futuro dei nostri giovani non c'è spazio. Si tutela la biodiversità e si sviluppa un processo di sviluppo sostenibile se questo è vantaggioso per tutti, se è un processo che porta a un beneficio collettivo. Poi ci sono persone che lo fanno con più consapevolezza scientifica e anche magari più spirito etico, ma la sostenibilità, il cambiamento dei nostri modelli di consumo e di produzione cambieranno se sarà effettivamente qualche cosa che poi per tutti effettivamente funziona. Allora, o ci si crede o non ci si crede, noi ci crediamo e quindi vediamo come lo possiamo sviluppare, perché altrimenti soltanto il motivo etico non ci basta. Bene, andiamo a vedere l'Europa dove ci porta. Allora, intanto avrete letto dell'agenda 2030 dell'ONU, così come del Green Deal, e che ha definito tra le varie gli elementi il funzionamento degli ecosistemi naturali come una delle priorità per il Green Deal. Anche qua, certamente l'Europa è il posto del mondo, passate il termine così, che ha studiato maggiormente il tema della sostenibilità, perché ne abbiamo parlato a Rio de Janeiro e poi a Kyoto e in tutti gli altri posti, ma sempre diciamo la base culturale di questo aspetto è principalmente nata nell'Occidente europeo. E anche qua non è che l'Europa faccia questa cosa perché in Europa c'è gente più responsabile che nelle altre parti del mondo, più colta che nelle altre parti del mondo. Usciamo però da queste cose. L'Europa non tutela l'ambiente perché è migliore degli altri posti. L'Europa tutela l'ambiente perché tutelare l'ambiente per l'Europa significa tutelare la sua comunità da un punto di vista sociale ed economico. Perché nel mondo della globalizzazione, poi dopo magari ve lo dimostro anche con altre questioni, attenzione bene, perché la tutela del prodotto europeo
si fa attraverso le performance sociali e ambientali. Perché il fatto di, perché il prodotto europeo non può nel mondo vincere sul prezzo, perché nel mondo il prodotto abbiamo delocalizzato, no? Quasi tutta la manifatturiera è delocalizzata per andare a cercare posti dove il lavoro costa di meno. Ma il consumatore europeo è migliore, tra virgolette, degli altri se pretende di avere più salute, più benessere dai prodotti che ottiene. Quindi prodotti più sani, più ambientalmente sostenibili, con meno pasticci chimici o cose che riconosciamo spesso che è presenti nei prodotti cinesi, ad esempio. Ora molto meno, ma è così. Quindi la tutela del sistema economico europeo ha come punti di forza molti altri. Una volta aveva la tecnologia, l'innovazione tecnologica, oggi questo non è più tra i punti di forza del mondo europeo, ma sicuramente continua ad avere la performance ambientale e sociale. E questo fa sì che cambia un po' il profilo del Green Deal, perché il Green Deal a quel punto lì diventa un meccanismo economico che tutela l'ambiente, un meccanismo di salvaguardia economica. Comunque, torniamo a noi, e ci dice che dobbiamo tutelare gli ecosistemi naturali e arrestare la perdita di habitat e specie e dei servizi ecosistemici. Introduce questo tema che adesso poi vi vado un po' più ad illustrare. Un aspetto importante che c'è è questo, di nuovo, un po', no, della non divisione manichea tra buoni e cattivi, ma attraverso il fatto che la tutela della biodiversità deve essere sviluppata attraverso processi partecipativi che coinvolgano le comunità locali. Non c'è politica ambientale che abbia creato così conflitti con i soggetti a cui viene proposta, come la politica verso la biodiversità. Pensate all'Amazzonia e al diritto che viene percepito, diciamo, dai brasiliani del fatto di potersi tagliare quegli alberi inutili e poter seminare la soia. No, noi sappiamo che non è così, ma c'è questo aspetto. Così come le comunità locali in cui noi tuteliamo le specie, il bosco, le praterie, eccetera, che percepiscono questi strumenti di tutela come delle imposizioni e degli oneri molto impattanti e fastidiosi per loro stessi. E allora quindi è certamente tutta la politica ambientale è nata così, è nata dando dei divieti, dando delle norme che limitavano le attività umane nel territorio, ma anche qua la costruzione di un mondo nuovo che preveda una sostenibilità complessiva non può che passare da un coinvolgimento attivo dei soggetti che vivono sul territorio. E quindi questo non comporta una mediazione al ribasso, stiamo attenti che non è questa la strada, ma è quella di un coinvolgimento verso il riconoscimento di valori e attraverso questi valori e la costruzione di percorsi di comunità che partono proprio da questi valori e li fanno propri, tornando al passato, e qui con Elena sono molto d'accordo, perché nel passato tutto quello che era territorio e risorsa naturale era un valore chiarissimo e veniva utilizzato in maniera molto attenta, parsimoniosa e gestita. C'è un librettino molto carino che hanno scritto, diciamo un libretto di comunità scritto nel comune di Mendatica, un po' da tutti i suoi abitanti, che si chiama Il Bianco della Cenere. Si chiama Il Bianco della Cenere perché persino la cenere alla fine era uno strumento utile per lo sbiancare le lenzuola. E da lì però risalite a tutto il resto del complesso dei valori che dal punto di vista del territorio arrivavano e andavano. Oggi noi chiamiamo questo insieme di valori e di cose che succedono e che si intercorrelano una con l'altra servizi ecosistemici. E ora poi vi faccio un aspetto più importante. Quindi, un equilibrio virtuoso tra noi e l'ambiente, dobbiamo pensarlo come qualche cosa che generi un ambiente che è più sano,
per quello che riguarda la salute, il benessere delle persone, il loro sviluppo sociale ed economico, il loro benessere. Quindi non un depauperamento di quello che sono le nostre condizioni di vita normale, ma un miglioramento in una chiave che è più focalizzata quasi su di noi. E Grammenos Mastroianni, che è l'ambasciatore italiano, il segretario della Conferenza Euro-Mediterranea, un grande studioso di sostenibilità, ha scritto appunto un libro che si chiama Effetto Farfalla, 5 strade per la felicità. E lui sostiene che più noi ci concentriamo sull'aspetto nostro, della nostra felicità vera, cioè dei nostri bisogni veri, più assumiamo dei comportamenti sostenibili, perché per il nostro benessere è più utile che noi camminiamo di più, che consumiamo proteine animali in misura minore, che abbiamo, diciamo, che rispetto agli abiti utilizziamo delle fibre che sono di migliore qualità e che magari non abbiamo poi da passare una settimana a fare il cambio degli armadi con una logistica complicatissima, perché abbiamo 800 cose che non ci servono e che non ci mettiamo più da 100 anni. E quindi su tutta una serie di aspetti lui ci dimostra questa cosa. È una riflessione interessante che, torno a dire, non va nella direzione di depauperare la nostra qualità della vita, ma la riorienta secondo un equilibrio migliore tra di noi e tra le cose di cui abbiamo bisogno e che facciamo. Quindi, questo tema della transizione ecologica di cui si parla tanto, in realtà significa attribuire un significato e un valore differente alla biodiversità e a tutto quello che la biodiversità ci offre in termini di servizi ecosistemici, adesso arrivo, costruendo un sistema economico che produca beni, reddito, promuova le comunità locali e l'intercorrelazione tra le persone delle comunità, anche una migliore vita di comunità è un aspetto molto, molto importante, in modo tale da conservare quello che la biodiversità rappresenta, cioè il nostro capitale naturale. Capitale naturale è questo concetto secondo cui, come diciamo, fosse un capitale finanziario, è importante che noi utilizziamo l'interesse sul capitale, ma che il capitale rimanga inalterato. Quando noi facciamo un investimento finanziario, cerchiamo poi di non andare a mangiarcelo mangiandoci appunto quello che noi abbiamo accantonato, ma andando a fare un investimento produttivo che poi alla fin fine di cui diciamo il margine sia quello che ci interessa, è quello che ci fa progredire. Ecco, questo tema di non depauperare il capitale naturale è un po' il tema della salvaguardia della biodiversità, questo, no? Ok. Bene, che cosa abbiamo in Liguria come biodiversità? Facciamo un piccolo presentazione. Allora, la regione Liguria è la regione che ha una delle più alte biodiversità in Italia, perché per la sua posizione geografica e conformazione geomorfologica presenta 3 delle regioni bioclimatiche che sono state definite in Europa. Cioè, noi abbiamo le specie alpine, abbiamo le specie mediterranee sulla costa e le specie cosiddette continentali nel versante padano, diciamo, delle nostre valli. In più abbiamo il mare. Quindi nel giro di questa nostra piccola lingua di terra abbiamo un patrimonio molto, molto importante di diversificazione degli habitat, delle specie e degli ambienti e dei paesaggi. E questo crea anche una grossa potenzialità, se vogliamo dirci, dal punto di vista dell'attrattività turistica. E la tutela della biodiversità in Europa si fa tramite la direttiva Habitat, che prevede delle zone che si chiamano siti di interesse comunitario, che nel momento in cui vengono normate diventano zone speciali di conservazione, ZSC. Noi ne abbiamo 125 siti, di cui 27 in ambito marino e 99 in ambito terrestre. Quindi circa il 30% del territorio in Liguria è protetto.
se conoscete un po' la, appunto, la strategia sulla biodiversità, cosiddetta 30x30, questo obiettivo del 30% del territorio protetto per ogni regione europea, la Liguria sostanzialmente l'ha già raggiunto. Quindi il nostro tema non sarà quello di aumentare le aree da proteggere, semmai il tema è del miglioramento qualitativo, ma questo lavoro è già stato fatto in passato. Ci sono anche poi le zone speciali di conservazione per la protezione degli uccelli, e poi noi abbiamo alcuni strumenti normativi, amministrativi di conduzione, il formulario standard, cioè l'elenco delle specie, degli habitat che abbiamo importanti sul territorio, l'IBIOS, che è un osservatorio in capo ad ARPAL con questi elenchi, la carta degli habitat, che è la restituzione cartografica di questo, le misure di conservazione, per cui area per area noi abbiamo una serie di norme su che cosa si può fare, non si può fare e qual è la situazione dal punto di vista della qualità e delle minacce che ci sono. Qui c'è il mio collega Matteo che si cura di questa cosa con grande... È un lavoro non semplicissimo. Oltre alle misure di conservazione, si può realizzare in queste ZSC un piano che preveda delle azioni concrete, e stanno realizzando parecchi di questi piani sulle 99 aree, siamo quasi al completamento, e poi questa vinca, che sarebbe la valutazione di incidenza, per cui la norma prevede che ogni azione che viene svolta all'interno di queste aree debba essere in qualche modo valutata rispetto all'impatto che ha sulla biodiversità. Quindi dovremmo essere abbastanza a posto. Queste sono la piccola mappa, vedete quante sono. Queste aree non sono i parchi, cioè molte di queste ricadono all'interno dei parchi regionali, nazionali, sul territorio, ma non sono i parchi. Sono aree che poi stanno all'interno dei parchi, sono quelle riconosciute a livello europeo. I parchi regionali e nazionali in Europa non vengono riconosciuti dalla normativa, perché quando è nata l'Europa e sono nate le norme sulla biodiversità, ogni paese aveva normative sui parchi assolutamente inconciliabili, e quindi invece di fare una norma che tenesse insieme tutte queste regole impossibili, si è deciso di fare una sorta di rete proprietaria, e quindi c'è la rete Natura 2000, che è la rete europea, che ovviamente coincide con le aree parco, ma ha, diciamo, una sua normativa a sé stante. Quindi c'è questa. Poi noi sapete che abbiamo i nostri parchi regionali, il Parco delle Alpi Liguri, il Parco delle Alpi Liguri, il Parco del Begua, il Parco dell'Antola, il Parco dell'Aveto, il Parco di Monte Marcello Magra, il Parco di Portofino, che adesso sta diventando da parco regionale a parco nazionale con una geometria ancora poco visibile, e peraltro poi tutta una serie di altre aree provinciali e comunali. Ecco, allora, ora quindi dal punto di vista della norma e della situazione potremmo dire che siamo in una botte di ferro, cioè abbiamo il 30% del territorio protetto, abbiamo gli strumenti per poterlo governare, potremmo essere abbastanza sereni sulla tutela della biodiversità. Però ci sono alcuni fenomeni che ci impensieriscono non poco, e che fanno parte di quelle cose che, per cui in realtà quel tema di collegamento con il territorio e con le comunità locali diventa così fondamentale. Ora, questi sono dati vecchi, in realtà le foreste in Liguria sono, adesso potete vedere la slide prima di fare quel quiz che spesso ci piace fare, su quanti sono le foreste o i boschi in Liguria, sono pochi, sono tanti. Allora, i boschi in Liguria sono tantissimi. Noi abbiamo oltre il 70%, e questo 70% ci fa la seconda regione d'Italia, o al pari, perché adesso poi non so più come ce la giochiamo con la Calabria, ma comunque non è una gara che non ci appassiona molto, ma siamo una delle regioni più boscate d'Italia.
Perché siamo una regione più boscata d'Italia? Perché quel territorio dell'entroterra, che è così tanto e così importante, ha avuto un processo di abbandono dal dopoguerra ai giorni nostri veramente molto molto importante. E abbiamo perso aree coltivate, e quindi voi dite, vabbè, ma la ricoltivata non è così salvaguardia della biodiversità. In parte sì, in parte no, ma possiamo poi vedere. Tantissime praterie, vedete che le praterie siamo all'1,1% del territorio, non abbiamo più aree aperte sul territorio, e, mentre questo abbandono provoca questo aumento dei boschi. L'aumento dei boschi, uno dice, vabbè, tutto sommato per la biodiversità potrebbe essere una buona cosa. Allora, questi si tratta di boschi cosiddetti, noi li chiamiamo secondari, nel senso che non sono la foresta amazzonica che è così da milioni di anni, climatica, e sono dei boschi che si sono formati all'interno dei coltivi. In parte hanno specie aliene, tipo i boschi di robinia, oppure sono minacciati da patologie o da infestanti, tipo la vitalba. Se vi capita di fare qualche strada, no, nell'entroterra, vedete, no, questi boschi, magari ci sono questi schianti, oppure queste liane che scendono, o altri problemi di questo genere. Magari erano boschi di castagno che venivano utilizzati a ceduo, cioè periodicamente tagliati per utilizzare, che so, il legno per la paleria o anche per la costruzione o quant'altro. Il bosco di ceduo è così fatto: un castagno, voi lo tagliate e comincia a fare una serie di getti. Questi getti a un certo punto andrebbero di nuovo tagliati per fare in modo che si rinnovino e non crescano eccessivamente. Quasi tutti i nostri boschi cedui hanno superato il turno cosiddetto, e quindi noi ci troviamo con una ceppaia unica, le radici, che hanno al di sopra anche una decina, non di piccoli getti, ma di alberi veri e propri. Questo cosa comporta? Che la parte subaerea diventa quasi più importante, della parte aerea diventa quasi più importante della parte subaerea. E questo fa sì che la pianta non sia più un elemento di stabilità del terreno, ma rischia di essere un elemento di instabilità. Aggiungiamo un'altra cosa. La Liguria ha avuto un'opera magnifica e meravigliosa nel tempo di creazione di aree agricole tramite un lavoro incredibile, che è stato quello della costruzione dei muretti a secco e delle fasce. Beh, questa è stata un'operazione molto molto importante, perché noi abbiamo delle zone in cui abbiamo coltivato il grano a 1000 metri sino al secolo scorso, ma al 1900 stiamo dicendo, e così per gli uliveti, o per i vigneti e per tanti altri elementi. Questo, i muretti a secco però, nel momento in cui si mantengono con il territorio, sono una risorsa, altrimenti noi dovremmo considerarli, passatemi il termine ma così ci capiamo, l'ecomostro più gigante che noi abbiamo costruito in Liguria. Perché? Perché il muretto a secco cambia il profilo del versante. Il versante è fatto così e io faccio il muretto a secco e diventa, il profilo cambia. Questo profilo cambiato va bene finché lo mantengo, finché faccio che la circolazione dell'acqua giri, ma nel momento in cui io lascio stare, ci arrivano gli alberi cominciano a crescere in quella maniera smisurata che ci siamo detti, le radici cominciano a far scalzare il muretto. Il mestiere del versante è quello di cercarsi un equilibrio. È come se l'equilibrio se lo cerca, e però cercandoselo crea gli svuotamenti, i lanci delle pietre e le cadute degli alberi, eccetera. Quindi tutta quella situazione di dissesto che noi abbiamo, gli alberi e i boschi che noi abbiamo sul territorio non ci salvaguardano da quei fenomeni lì, ma anzi ne diventano concausa. Quindi l'abbandono del territorio non è stato un elemento di miglioramento ambientale, perché entrate in una valle qualunque del nostro entroterra, dice un mare verde.
E voi dice, ah, guarda che mare verde. In realtà quel mare verde lì è andato a sostituirsi a un mare, ad un mosaico territoriale costruito in cui l'uomo ha avuto un grosso ruolo precedente e che oggi cerca un equilibrio. E cercandolo da solo lo trova, ma lo trova appunto ridisegnando il suo percorso. Il mestiere dei versanti è quello, appunto, dicevo, di trovare un equilibrio, quello dell'acqua, quello di erodere. D'altra parte non avremmo le spiagge se non ci fosse l'erosione, poi ricordiamoci anche questi piccoli particolari. Certamente, però, questi fenomeni noi li vogliamo vedere, cioè ci serve che siano in un meccanismo controllato, calcolato, che noi possiamo tenere in considerazione, soprattutto se poi ci troviamo con i cambiamenti climatici ad avere un'intensificazione non tanto delle piogge quanto degli eventi estremi, cioè i massimi di pioggia orari o giornalieri o nelle, appunto, le 24 ore, che sono sempre più frequenti. E quindi ci danno questi picchi che creano, appunto, in questo meccanismo di instabilità un problema. Quindi l'abbandono per noi è stato un tema che crea un problema. Ce lo crea anche in rapporto agli altri componenti, ad esempio alle praterie. Questo poi lo dirò anche meglio dopo. La prateria non è alla nostra latitudine, la prateria non esiste, perché c'è una serie vegetale naturale che dice che in una zona cominciano le erbe, dopodiché queste erbe crescendo producono un suolo un pochino più strutturato, in questo suolo più strutturato arrivano gli arbusti, dagli arbusti poi gli alberi, via via, e la tendenza è ad arrivare al bosco. Ma questo non vuol dire che le praterie non siano fondamentali ed importanti per noi, e sono secolari gli habitat a praterie da noi, mantenuti da un lavoro di sfalcio o pascolamento. Allora, questo sfalcio e questo pascolamento che viene a mancare, ci manca, ma se ci manca lo sfalcio e il pascolamento, la prateria è quella che ci, banalmente, in cui possiamo andare a fare un picnic, oppure è quella che ci consente uno squarcio per vedere un panorama, oppure è la zona in cui noi abbiamo la massima densità di presenza floristica, e allora vengo un po' nel mio caruggio della biodiversità, abbiamo più fiori nelle praterie che non negli altri ambienti, benissimo. In quei fiori, qual è la combinazione? Qui vado un po' di nuovo nel tema della complessità. Se ci sono i fiori, normalmente ci sono una serie di insetti collegati a quei fiori. Quegli insetti sono insetti impollinatori che consentono l'impollinazione dei fiori, ma non solo dei fiori, dei fiori spontanei, ma anche dei fiori legati all'agricoltura. E quindi le praterie, ad esempio, ci danno un servizio ecosistemico che è quello dell'impollinazione, che serve poi in agricoltura. In Cina l'impollinatore è diventato un mestiere. Ci sono delle persone che salgono sugli alberi con delle grosse spugne e spostano il polline da un gruppo di fiori a un altro. Perché? Perché per l'inquinamento, per i cambiamenti climatici, per la perdita delle praterie, per tanti motivi, si trovano a non avere più insetti impollinatori. E quindi, per carità, un'occasione di lavoro, però diciamo, dal nostro punto di vista ci sembrerebbe meglio che quel servizio che l'ambiente ci fa di impollinare nella nostra frutta continuasse a farlo l'ambiente. E qui appunto cominciamo a capire che cosa sono i servizi ecosistemici. Abbiamo detto il paesaggio, abbiamo detto la fruizione del territorio, abbiamo detto gli impollinatori. Quindi va un po' ripensata, no, la strategia quindi sulla tutela della biodiversità. Non basta più dire non fare niente, perché se non facciamo niente magari succedono le cose che ci siamo dette. Ci sono situazioni in cui dobbiamo dire non fare niente, capiamoci bene, non è che dobbiamo pensare di fare tutto, ma non è più sufficiente. Per tutelare la biodiversità abbiamo bisogno di fare qualche cosa di più, abbiamo bisogno di esserci.
che è strano tutto sommato, ma nemmeno poi tanto se consideriamo l'uomo uno degli animali che vive nel territorio e non soltanto sempre questo elemento, no, estraneo alla parte naturale. È un animale come gli altri che usa il territorio. L'ha usato sempre un po' troppo, diciamo così, però è un animale. Quindi l'attività antropica ha un ruolo abbastanza rilevante. Questo tema fa sì che noi dobbiamo pensare ad una tutela attiva, ma la tutela attiva oggi come oggi facciamo fatica a far passare questo messaggio su tanti fronti, sia quello diciamo più scientifico ambientalista, sia su quello poi degli operatori del territorio, perché queste intercorrelazioni non sono sempre evidenti. Cioè quello che ci serve è riuscire a fare un pensiero un pochino più verso la complessità, come si diceva prima, no? E quindi vedere le intercorrelazioni, perché se noi andiamo soltanto per processi lineari, alla fine va bene fare il campo più grande che si può, va bene utilizzare i pesticidi perché mi tolgono le erbacce, cioè va bene fare tutte queste cose qua, ma sono processi lineari di cui si vede magari non immediatamente, ma il giorno dopo si vedono i limiti. Se vogliamo fare invece un percorso di lungo profilo, dobbiamo fare un ragionamento di maggiore complessità. Quindi qui dicevamo, la tutela attiva risente ancora di questo tema del conflitto territoriale e che dobbiamo cercare su cui cerchiamo di lavorare. E quindi questo aspetto dei servizi ecosistemici su cui arrivo. Quindi, da questi elementi, per una tutela attiva, visto che il tema nostro è come cambiamo, no, l'approccio alla tutela della biodiversità, è il coinvolgimento della comunità locale che è custode di quel patrimonio e ne trae beneficio e quindi la crescita della consapevolezza di come una qualità ambientale più alta è un valore più alto per la comunità dal punto di vista del suo sviluppo sociale ed economico. Allora questo è diciamo un po' l'impegno e l'esercizio su cui stiamo lavorando. Quindi non meccanismi di tutela top down, e poi questo sarà anche un po' nelle politiche dei rifiuti, no? Cioè il fatto di dire ti do il limite, poi vengo a controllarti. Noi abbiamo bisogno di partecipazione, per la raccolta differenziata, abbiamo bisogno di partecipazione per la tutela dell'ambiente. Cioè dobbiamo ritornare ad essere soggetti civici, cittadini, che svolgendo le nostre attività però abbiamo una visione un po' più complessa di quello che è il nostro ruolo, una maggiore responsabilità, che non è una responsabilità soltanto etica, è una responsabilità di lungimiranza del nostro benessere. La vorrei vedere un po' in questi termini. E quindi stanno nascendo tanti strumenti da questo punto di vista, le comunità del cibo, le comunità custodi, le comunità energetiche. Sono processi che ci portano verso la costruzione di percorsi che una volta, adesso non ce l'abbiamo più, ma erano naturali, erano più evidenti. Oggi abbiamo perso questa visione della complessità perché abbiamo pensato di poter essere estranei alla parte ambientale che ci circonda. Cioè, tutto sommato, viviamo in una casa di cemento chiusa, ci muoviamo con una scatola di metallo, compriamo delle cose fasciate dentro la plastica che ci produce qualcheduno che noi non vediamo. Ecco, è tutta una cosa in cui la parte ambientale ha un'estraneità rispetto a noi. Mentre se noi la rivediamo, questo nostro coinvolgimento completo, ne vediamo tutte quelle interrelazioni. Ecco, questa è una immagine tanto per capire queste intercorrelazioni. Cioè, l'ecosistema, l'habitat, diciamo, ha una sua estraneità, se vogliamo, no? Svolge una serie di funzioni di per sé. La fotosintesi, quindi il ciclo dell'acqua, il ciclo del suolo, cioè sono tutte funzioni che gli habitat e gli ecosistemi svolgono a prescindere dal fatto che noi ce ne occupiamo o meno. Possiamo limitarle, possiamo stringerle, però è una cosa che grazie a Dio la fotosintesi c'è, è la macchina energetica
l'invenzione che ci consente la vita, tutto parte da questa molecola meravigliosa che è la clorofilla e che ci dà da mangiare, ci dà l'ossigeno, quindi insomma andiamo piuttosto bene. Quindi ci sono una serie di funzioni che vengono svolte dagli habitat e dalle specie, come dicevo, senza grosse partecipazione nostra. Quando è che questi meccanismi entrano in contatto con noi? Appunto, quando noi ci interessiamo dell'ambiente e quindi beneficiamo di quelli che sono non le funzioni ambientali, ma i servizi. Quindi noi sino adesso ci siamo un po' limitati a tutelare habitat e specie, stavamo qua, c'è una prateria, non la toccare, c'è l'acqua, non la toccare. Oggi stiamo facendo un ragionamento un pochino più complesso. Cosa ci dà questa prateria, cosa ci dà quest'acqua? Ci dà una serie di servizi. Ora, l'uomo da sempre è capace di prendere, cioè di utilizzare una serie di servizi che sono quelli di provisioning, di fornitura. Noi dall'ambiente sappiamo prendere il legno, l'acqua, i pesci, l'energia, no? Cioè, è una cosa che si fa da milioni di anni, non solo, ma l'economia è nata su quello, perché io ti do il legno, tu mi dai i pesci, io ti do l'acqua, tu mi dai l'energia, sappiamo pesarlo, sappiamo renderli oggetti economici e all'interno di questi oggetti economici sappiamo fare degli scambi di prezzo e di mercato, a seconda anche della disponibilità che c'è di l'uno e dell'altro. E ce ne sono però alcuni che sono, diciamo, più rilevanti, ma sono molto rilevanti, ma che noi non vediamo. Ad esempio la depurazione dell'acqua, la produzione dell'ossigeno, dicevamo, no? Quanto vale l'ossigeno che ci liberano le piante? Abbiamo cominciato a capire che c'è un problema con la CO2, eccetera, ma non è che la sappiamo tanto pesare. Sono nati questi meccanismi dei certificati bianchi per capire un po', ma non ci sono tanto entrati. E, ci sono delle cose appunto così, diciamo, di base, ma poi ci sono invece una serie di servizi che riguardano noi e il nostro benessere che in realtà li percepiamo, li utilizziamo, ma non siamo tanto abituati a pesarli, no? Allora, fare una passeggiata nel bosco ci rende più rilassati. Ognuno di voi l'avrà provata questa cosa, no? Ecco. Allora, il CNR di Bologna ha studiato che si liberano una serie di ormoni nel momento in cui noi facciamo una passeggiata nel bosco e che questo ci dà questo benessere. Quanto vale la passeggiata nel bosco? Cioè, la posso contare come un elemento di fruizione del territorio, la posso far entrare in un circuito in cui io valorizzo quella passeggiata perché è magari particolarmente bello il bosco e quindi ho fatto manutenzione del bosco e quindi la passeggiata è migliore. Oppure addirittura oggi c'è chi offre il cosiddetto forest bathing. Forest bathing è un'esperienza nel bosco in cui durante la passeggiata voi venite accompagnati da un professionista che vi fa percepire meglio tutti questi benefici che potete fare da una passeggiata nel bosco. Beh, questo diventa un elemento che entra nell'economia che prima non avevamo calcolato, perché diventa un meccanismo di offerta economica, di offerta turistica. Andiamo più avanti. L'ispirazione artistica. Da sempre la natura è elemento per l'ispirazione artistica. Di questo mi sarebbe piaciuto parlare con Elena. L'ispirazione artistica nasce anche da, diciamo, pensieri più urbani, ma tantissimo dell'ispirazione artistica è nata attraverso questa partecipazione emotiva legata all'ambiente naturale. Tanto caro mi fu quest'elmo colle e quella siepe. L'ispirazione, diciamo, spirituale e religiosa. Tutti i nostri monti hanno una croce lassù. Tutte i monasteri, no, le chiese che sono state costruite in posti particolarmente affascinanti da un punto di vista ambientale. E questi sono stati dei servizi di che noi abbiamo colto e che le comunità prima di noi ovviamente hanno colto, ma chi è che non arrivando su in cima a un monte
poi no, mettendo, cioè, non ha avuto un afflato che poi non voglio dire che sia religioso per forza di qualche fede particolare, ma sicuramente ci ha messo in una relazione tra noi e il nostro spirito diversa. Ecco, questi sono tutta la categoria di servizi ecosistemici che noi dobbiamo, che non abbiamo più considerato, ma che dobbiamo calcolare e che sono intercorrelati uno con l'altro e che possono entrare nei meccanismi economici, diventare qualità del cibo che stiamo mangiando, perché mangiamo il formaggio derivato dal latte di una mucca, di una pecora che ha pascolato e che non ha mai visto un antibiotico nella sua vita e che anzi ha mangiato in questa stagione le orchidee, nell'altra stagione le composite o altre specie, quindi ha un gusto particolare e diverso e ha delle caratteristiche organolettiche diverse da un'alimentazione convenzionale in stalla, con insilati sempre questi e con tutta una serie di batterie. Ecco, questi meccanismi fanno sì che noi possiamo dialogare con le comunità locali per costruire dei meccanismi economici diversi che ci aiutano. Ci siamo un po' dilungate. Allora, vedo di correre un po'. Ecco, questo per dire l'intercorrelazione che c'è tra, soltanto che per un esempio di pascoli. Foraggio, paesaggio, conservazione del suolo, prevenzione incendi, conservazione della biodiversità. Lavoriamo su questo, non soltanto sul fatto che dobbiamo conservare una prateria, ma che questi elementi ci sono fondamentali e hanno un valore che lo dobbiamo mettere in circolo. Ora, noi abbiamo fatto diversi progetti su questo e quindi adesso vi faccio una piccola carrellata, ma tanto perché si possa capire, per cercare di arrivare a questi elementi e anche arrivare a far comprendere alle persone che dietro al battito di una farfalla ci sta l'uragano di Shanghai, cioè dietro un pezzo di formaggio ci sta in realtà una filiera che poi alla fine mi va a tutelare una prateria. Cioè le nostre scelte di consumo da un lato e le scelte invece di produzione dall'altra comportano questi tipi di elementi. Questi sono altri progetti che abbiamo sviluppato, ma vado veloce perché mi sono soffermata un po' troppo prima. Tanto queste poi ve le lascio. Tema delle comunità custodi, lo dicevo. Il riconoscimento del valore del lavoro che le persone fanno sul territorio, a prescindere dal fatto che siano azienda, persona, pensionato o che, ma che fanno di manutenzione, il riconoscimento di quel valore per la comunità complessiva. Allora farlo emergere, metterlo a sistema e vedere come si può riconoscere un ruolo. Le cooperative di comunità stanno nascendo sul territorio su questi aspetti. Vi do soltanto un po' di flash. Questo va bene, sempre i modelli economici su questi aspetti, i parchi. Queste sono una serie di aziende zootecniche che abbiamo intervistato nel territorio proprio per andare a capire la percezione del servizio ecosistemico e del ruolo che loro potevano avere e come potevamo sostenerne l'attività. L'aspetto interdisciplinare è fondamentale in queste politiche, dobbiamo tenere insieme gli aspetti scientifici con gli aspetti economici, con gli aspetti di pianificazione. Sui percorsi abbiamo fatto tanto lavoro, ad esempio la transumanza, non so se sapete, che è diventata patrimonio UNESCO. La transumanza era un esempio di equilibrio, no? di gestione, certamente è stato superato, però le civiltà della transumanza hanno ancora tanto da dirci e ora poi non ho tempo di potervelo dire. Questi sono altri eventi che abbiamo sviluppato, questa etichetta è stata sviluppata per fare in modo che uno che compra un pezzo di formaggio possa entrare dentro l'azienda attraverso il QR code e quindi conoscere direttamente la domanda. Abbiamo fatto una ricerca su consumatori di formaggio dicendo: siete disposti a pagare i servizi ecosistemici che stanno dietro quel formaggio? Il risultato è stato molto interessante, l'abbiamo fatto con l'Università di Genova, il DIEC, che viene fuori che
anche differenziando il fatto che si premiasse di più, si volesse premiare il fatto che si erano, gli animali stavano al pascolo e quindi mi mantenevano i pascoli, piuttosto che la vecchia tradizione, piuttosto che il ciclo generale dei nutrienti, ma viene fuori che emerge una disponibilità dei consumatori effettivamente per questo. Abbiamo realizzato questa anagrafe dei prati donatori per migliorare le praterie attraverso la raccolta della semente naturale, anche questa era una pratica antica, oggi la possiamo fare in maniera più tecnologica, e andare a migliorare quei servizi dei pascoli che vi dicevamo. Abbiamo studiato anche il turismo escursionistico. 8.200 interviste in tutto, diciamo, le Alpi occidentali, e ci hanno detto che il Covid ha fatto un grosso cambiamento e ha portato molta più gente a camminare per monti, no? Però con una modalità interessante dal punto di vista di sistemi economici basati sui servizi ecosistemici sul territorio che possono crescere, cioè meno performance diciamo atletica, meno 1200 metri di dislivello in una giornata, ma più donne, più famiglie, più domanda di servizi, più curioso, più lento, più disponibile ad acquistare prodotti, ad entrare in contatto con le aziende. E questo crea un'opportunità per quell'entroterra abbandonato, molto interessanti se vogliamo riuscire a costruirli. Quindi, velocemente arriviamo alla chiusura. Ecco. Quindi nel lavoro che abbiamo fatto in questi ultimi anni, che stiamo facendo adesso con dei nuovi progetti, diciamo che abbiamo capito che la biodiversità e i servizi ecosistemici sono un valore per la comunità, lo può essere, e può essere pesante, cioè può essere pesato dal punto di vista del sistema economico. E questo è un dato che abbiamo ottenuto. Dall'altra parte abbiamo visto che esiste una domanda che vuole prodotti più sani dal punto di vista del cibo, vuole più benessere in quello che chiede, e quindi c'è una domanda possibile per questo trade union tra la biodiversità che diventa valore e la domanda. Cosa manca? Tantissimo, tutto, vorrei dire tutto un po' troppo. Però il prodotto è ancora troppo poco, manca la logistica, manca una strutturazione delle aziende tale per cui che possano avere questa visione, anche se abbiamo dei dati molto interessanti di imprese giovani e tantissime femminili che si stanno lanciando in attività legate proprio al benessere che deriva dalla biodiversità per il mantenimento e del territorio e della comunità. Quindi questo è molto interessante. C'è un'altra strategia europea che ci aiuta in questo contesto, che è il New European Bauhaus, che è basata proprio su queste parole chiave: identità, ispirazione, creatività, interazione, e che ci consente di poter portare avanti delle ulteriori attività. Scusatemi se sono stata un po' lunga, ma volevo inquadrarvi il tema cercando di spiegarlo. Sono a disposizione per le domande. Il nostro lavoro va avanti e vi ringrazio. Grazie per la bellissima relazione. Passiamo ora la parola a Luca Zane e al dottor Zane. E poi alla fine faremo le domande perché rivolte a voi da chi è interessato. Ecco, se accende quello gli spiego. Sì, questo. Grazie. Thank you.
Sì, sì, qua. Prima era spento, ora è acceso. Vorrei fare un saluto ad Angela perché credo che ci stia guardando e sono contenta che se ce la fa, perché ha lavorato veramente tanto per l'organizzazione di questa conferenza, quindi mi fa piacere salutarla. Intanto che loro fanno questo lavoro, piccolo spazio pubblicità per i mazziniani. L'8 dicembre ci sarà una serata al Teatro Govi in memoria dei 100 anni di Alberto Lupo. Alberto Zoboli, che è stato un alunno del liceo Mazzini, ricorrono i 100 anni della nascita e ci sarà questo spettacolo a cui partecipa anche l'associazione. È gratuito, ma dovete prenotare i biglietti presso il Teatro Govi. E la serata dell'8 dicembre, siamo contenti perché anche la famiglia Zoboli sarà presente e l'associazione degli ex alunni del Mazzini. Abbiamo partecipato con un video sui luoghi di Alberto Lupo e con una piccola mostra con tutti i suoi compagni di scuola e altri momenti dell'epoca. E vedi che ti chiede la scansione. Facciamo la scansione. E però se non gliela fa non gliela prende. Ah, non c'è più questo. Sì, esatto. E non c'è più spazio. Non ci sono più colori. Come mai non la vedo? Perché? No, la vede, ma vuole la scansione. Non so se tanto vuole fare. Prendiamo qualche domanda. Sì, no, ma se eccola, dai, che adesso mi faccio. Mi riesce ad aprire. Cos'è che devi? La pimenta. Allora, no? No, la faccia è la mia, che Intanto che aspettiamo, se qualcuno vuol fare qualche domanda, gli diciamo. Se qualcuno vuol fare qualche domanda, intanto che. Nessuno? Ah sì. Posso fare qualche domanda in attesa? Se c'è qualche domanda, facciamo scansione. Mi interessava sapere. Visto che ha parlato di strumenti, sì? Mi interessava sapere se in questi strumenti c'è anche una, diciamo, una proposta nelle scuole di stimolare l'interesse per questo argomento attraverso, non so, se addirittura dei corsi o degli incontri con i vari livelli di istruzione. Sì, allora, l'abbiamo fatta, Ci siete, no, bravi. Allora, le rispondo, la mano. Allora, sì, ci sono, allora, intanto sì, c'è il sistema dell'educazione ambientale regionale che è impegnata principalmente sugli obiettivi dell'Agenda 2030 che sono collegati con questi aspetti. Poi ci sono in realtà dei percorsi scolastici anche un po' più dedicati. Se li guardate oggi proprio sul Secolo parlano di questo nuovo corso universitario sul tema del cibo. Della dieta mediterranea, che parte proprio da questi presupposti, il fatto di considerare gli elementi qualitativi della parte ambientale come elementi per
appunto per lo sviluppo e dall'altra parte anche un coinvolgimento delle scuole agrarie principalmente sulle superiori per portare un po' questo insieme di visione. E non c'è diciamo un programma specifico per tutti i livelli. Abbiamo fatto al Festival della Scienza, quella immagine che vi ho mandato sui servizi ecosistemici era uno dei pannelli che abbiamo presentato nello stand appunto dalla farfalla all'uragano, che era al Festival della Scienza proprio sul tema dei servizi ecosistemici e di questi aspetti che vi ho descritto in collaborazione con i parchi regionali, che hanno presentato il loro lavoro su alcuni servizi in particolare, che sono l'acqua a Monte Marcello Magra, le praterie all'Antola, al Bosco, all'Aveto e così via. E, sì, cioè, non è proprio così dedicata, ma noi comunque siamo a disposizione perché è interessato a fare anche dei percorsi dedicati. Anche l'Università di Genova, il DIEC, sta facendo delle attività con i licei proprio su questo tema della complessità e le insidie dei luoghi, proprio per cercare di promuovere questi modelli di visione. Poi nello specifico diventano anche tante piccole cose, attività concrete, minute, ma tanto è importante cominciare a uscire da elementi che ci inscatolano. Esattamente. Certo. Guarda, dall'85, quando dicevo che mi sono laureata, la prima attività che abbiamo fatto, che si faceva all'epoca, era l'educazione ambientale. Quindi di ragazzi ne abbiamo tirati su tanti, a partire dai primi cose sulla raccolta differenziata, però appunto. E da oggi li portiamo su un tema un po' più ampio. Niente. Grazie. Allora, ecco. Visto che è tardi, cerco di far presto. E vedi, Daniela, hai monopolizzato. Tu hai cominciato a venire. Vabbè, così imparo ad arrivare puntuale. Allora, vi presento il progetto Buona Raccolta Differenziata Pelli, che consente anche di fare un po' il punto anche in termini generali. Il progetto ovviamente specifico, come dice il nome, sulla vostra comunità, è un progetto che abbiamo cominciato qualche mese fa e sta già producendo alcuni risultati, ma questa è l'occasione anche per fare un ragionamento un po' più ampio, che riprende i temi che Daniela ha illustrato e in modo più specifici e in modo più specifico sul il tema degli imballaggi, della produzione dei rifiuti e soprattutto della riduzione a monte dei rifiuti, che è la cosa principale, perché poi il miglior rifiuto è quello che non c'è. Quindi se riusciamo a non produrlo è la cosa migliore, perché ovviamente evitiamo poi tutto il resto. Non è facile nella società contemporanea, perché lo vediamo che noi cominciamo a produrre rifiuti fin da colazione. Poi dipende anche qui, e rientra ovviamente lo stile di vita personale della famiglia, come e quando produrre rifiuti, perché è evidente che se uno fa una torta in casa consuma sicuramente meno rifiuti che comprare cose e prodotti confezionati. E questo vale anche per le successive occasioni del pranzo e della cena. Nel pranzo ovviamente le persone che lavorano magari sono più portate a consumare con l'asporto o con altre occasioni di consumo prodotti che hanno dell'imballaggio. Fatto sta che ciascuno di noi è stato calcolato che produce circa 1,5 kg di rifiuti ogni giorno, sono circa 500 kg all'anno. Ovviamente è una media e come tutte le medie c'è cioè chi ne produce di più, chi ne produce di meno, ripeto, dipende dallo stile di vita, dallo stile di comportamento, dai consumi, ma queste sono le medie nazionali. Quindi quando si parla di rifiuti bisogna moltiplicare questo 515 kg in realtà, che è il dato che ISPRA, che è l'Agenzia Nazionale Certifica per Genova, moltiplicato per i circa 600.000 abitanti appunto della nostra città, e questo significa migliaia di tonnellate che bisogna gestire.
Questa è una rappresentazione attraverso appunto un'immagine di che cosa c'è dentro il rifiuto. Come vedete nella parte bassa il 32%, quindi siamo, come vi dicevo, oltre un terzo sono i rifiuti organici, e poi via via carta, cartone, plastiche, perché poi si parla di plastiche perché ce n'è varie tipologie, e fino ad arrivare appunto al vetro, ai metalli e così via. Quindi di questi 515 kg la composizione è questa qua, quindi un terzo di questi 500 kg, come vi dicevo, sono scarti di cucina, no? Avanzi di cibo sia crudi che cotti, e quindi sono circa 150 kg che devono essere proprio indirizzati a una separazione. Sì. Certo, certo. Sì, sì, mi riferisco ovviamente in peso, visto che ho parlato di chili, poi c'è tutto un tema di volume, ma un tema che riguarda semmai i volumi disponibili per nei cassonetti, no? Perché è evidente che la plastica, pesando molto meno, occupa più volume, ma questi sono i chili, quindi sono quelli su cui si misura la raccolta differenziata. Quindi gli obiettivi e i target di raccolta differenziata sono proprio legati alle quantità in peso. Questo è un'immagine curiosa che ho inserito per darvi l'idea dei concetti un po' che ha anticipato Daniela della globalizzazione. Significa che moltissime merci arrivano da noi, quei puntini, quelle righe verdi sono i navi. Questa è un'immagine presa dal satellite, e sono le navi che in un certo periodo di una giornata qualsiasi dell'anno stanno girando per trasportare le merci in un mondo globale, in prevalenza dall'Oriente all'Occidente, ma non solo, perché appunto con le esportazioni ci sono anche poi esportazioni dell'Europa verso altri paesi. Insomma, quelle sono le navi che circolano portando merci, come abbiamo detto, quindi prodotti che si portano dietro imballaggi e rifiuti, perché arrivano i prodotti, però insieme ai prodotti arrivano i cartoni, il cellophane e tutto quello che è gli imballaggi primari, secondari, terziari, insomma cose che servono a conservare, a proteggere il cibo, perché poi il cibo o gli oggetti, perché poi gli imballaggi appunto hanno questa funzione di protezione, cioè per portare, hanno una funzione importante, perché proteggono tutti i beni che arrivano in casa, no? Noi quando compriamo con l'e-commerce su Amazon c'è un imballaggio che fa sì che il prodotto che abbiamo comprato arrivi sano e salvo nella nostra casa. Non sempre succede, c'è il reso, ma la logica è questa. Quindi questo significa che dobbiamo tener conto di questa globalità, e che non siamo, proprio grazie a questa interdipendenza, il vantaggio è che abbiamo molte merci e prodotti anche a prezzi più bassi. Il rovescio della medaglia è che poi bisogna gestire tutto quello che ne consegue in termini, come vi dicevo, di scarto, di imballaggio, di rifiuto, di cose che buttiamo via. Peraltro ci sono molti prodotti che sono anche di breve durata, quindi diventano loro stessi rifiuti dopo poco, no? Quindi oltre all'imballaggio, dopo poco se ne va anche il prodotto, specie quelli di scarsa qualità. Appelli, abbiamo fatto, come vi dicevo, un progetto mirato di raccolta differenziata che non voleva stravolgere l'esistenza della gente, quindi un progetto che non ha cambiato le abitudini, perché si è basato sui contenitori stradali che già c'erano. È un tentativo che abbiamo fatto per vedere se si riusciva a aumentare la raccolta differenziata senza imporre regole troppo prescrittive, come ad esempio ci sono nel porta a porta, dove ci sono orari, giorni precisi, eccetera. I numeri di Peli li conoscete meglio di me, sono circa 26.000 abitanti, quindi significa utenze domestiche. Sapete che ogni famiglia, le utenze domestiche sono sostanzialmente le famiglie, la composizione media è circa 2 persone ormai a famiglia, anche qua ovviamente una media, perché poi ci sono le famiglie di una persona sola, quelle di 3 o 4, ahimè rare ormai, e quindi sono circa 13.000 utenze,
e poi ci sono ovviamente anche le attività che tecnicamente vengono chiamate utenze non domestiche, cioè tutte quelle che non sono famiglie e che sono attività commerciali, artigianali, uffici e così via. Il progetto ha avuto una fase di analisi, una fase organizzativa, una fase di avvio e di monitoraggio che stiamo ancora facendo, quindi c'è stato tutto un censimento puntuale di tutte le, perché ognuna di quelle utenze si porta dietro una produzione, quindi soprattutto le attività ovviamente producono rifiuti diversi, un ristorante produce una tipologia di rifiuti diversa rispetto a un negozio di abbigliamento. Quindi il secondo produrrà più cartone o imballaggi in cellophane, il primo più scarti organici. Quindi si è monitorato proprio la produzione per andare a intercettare in modo puntuale gli scarti. Questo è nato anche perché le analisi che abbiamo fatto nei rifiuti, ed è un po' quello che dicevo prima alla Manara, no? Nei rifiuti, o meglio nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati, che sono quelli diciamo tutti mischiati, ecco, per intenderci la famosa spazzatura, ecco. Che io non voglio chiamarla così perché poi vedremo non è spazzatura, in realtà ci sono un sacco di materiali che si possono recuperare, però facendo le analisi dentro questi rifiuti abbiamo visto che l'80% di quello che c'è dentro potrebbe essere benissimo recuperabile, e lo vedete qua anche in fasi diverse, no? Queste analisi che facciamo cosa significa? Che noi prendiamo i contenitori, più contenitori con un camioncino, li portiamo in un punto, vengono scaricati e si fa quella che viene chiamata quartatura, cioè si divide in quattro, e proprio con le mani ci sono società specializzate che fanno proprio di questa quartatura un'analisi pezzo per pezzo e classificano quello che c'è dentro. E come vedete emerge che c'è ancora moltissima plastica, moltissimo umido, moltissimo cartone. Cosa significa? Non è che quei rifiuti sono arrivati lì per caso, ce li ha messi qualcuno. Quindi significa che non sono stati adeguatamente separati e sono finiti mischiati. E quindi noi facendo queste analisi vediamo anche qual è ancora il grado di materiali recuperabili all'interno dei contenitori. In realtà quei contenitori dovrebbero contenere un 10-15% dei rifiuti, perché ormai statisticamente le realtà più importanti, più evolute, riescono a separare, a fare una raccolta differenziata che si avvicina e supera anche l'85%, il 90%, quindi rimane solo il 10%. Tant'è vero che queste realtà stanno lavorando ormai non più sulla raccolta differenziata, ma sulla minimizzazione del rifiuto residuo. Cioè stanno lavorando su questo 10%, perché sono stati talmente bravi che ormai il grosso l'hanno fatto e quindi sono al master ormai, no? Hanno superato l'università, ora sono al master e quindi lavorano sul 10%. Allora possono permettersi ad esempio di lavorare sulle cose minute che diceva prima la Manara, ad esempio su alcune tipologie, mi viene ad esempio di cialde del caffè, e quindi cercare di intercettare quelle cialde e vedere un po' con le imprese di veicolare quelle compostabili. Lavorano sui pannolini, cioè lavorano sul, ripeto, quel 10-15% che resta. Noi, ahimè, dobbiamo lavorare ancora sul basico, era quello che dicevo in esordio, perché troviamo ancora tantissima carta, tantissima plastica e tantissimo umido nei rifiuti. Quindi significa che le persone non fanno una raccolta differenziata. Non tutte ovviamente, però una buona parte. Chi fa invece la raccolta differenziata la fa bene, perché analogamente abbiamo fatto le analisi sui materiali differenziati, cioè svuotiamo in questo furgone tutta la plastica, no? Dei contenitori della plastica, andiamo all'impianto, vedete proprio che sono rovesciati a terra dalle fotografie, no? E divisi a seconda del materiale. Voi sapete che la plastica si raccoglie con i metalli, quindi poi l'impianto separa i metalli. E la plastica, come vedete, il 17% sono bottiglie e flaconi di plastica, quindi correttamente. Voi sapete che le bottiglie tipo questa o il flacone del detersivo, dell'ammorbidente, eccetera, va nella plastica. Ci sono anche delle cassette, gli imballaggi di acciaio e alluminio vanno bene perché sono le lattine tipo della Coca-Cola o della birra, piuttosto che
il barattolo del tonno, la confezione del tonno o il barattolo dei pomodori pelati che sono in acciaio, tutto quello va bene, oppure gli imballaggi vari che sono tutti quegli imballaggi dalla vaschetta dello yogurt alle confezioni dove ci sono adesso di polistirolo che si compra al supermercato, le buste, le zuppe pronte, le insalate che adesso vanno per la maggiore. Quindi qui apro una parentesi perché tanto si predica bene sul cucinare, sullo stile di vita, ma la produzione di questi prodotti ha avuto un boom, quindi poi i consumatori, vuoi per necessità, vuoi perché ormai nelle famiglie non si lavora in solo una persona, ma si lavora in due perché se no non si riesce a sostenere le spese, per fortuna dico io, però è ovvio che poi si ha meno tempo anche per cucinare e quindi il mercato adesso offre tantissimi prodotti, basta entrare in un supermercato e si fa la spesa sostanzialmente con tutti i piatti già pronti, no? E questo è un tema, senza considerare il boom del delivery, no? Quindi dell'asporto, quanto Just Eat famoso, quanto arriva con imballaggi, quindi le famiglie cucinano molto meno rispetto a un tempo, quindi significa che producono più rifiuti perché sono imballaggi e vengono portati da qualcuno o comprati al supermercato. Ho aperto solo questa parentesi per darvi l'idea di come poi il mondo è molto composito, i consumatori, anche per la pressione poi del sistema pubblicitario, del sistema dei consumi, insomma adesso non è questa la sede, però i consumatori cambiano le loro abitudini e quindi questo si riflette poi nella produzione dei rifiuti. Tornando alla plastica, vi dicevo solo il 17%, che voi direte è comunque una parte non trascurabile, perché vuol dire che su 100 il contenuto della plastica, il 17 non c'entrava niente con la plastica, però è già un buon risultato. Voi considerate che in alcune zone troviamo anche il 40-50% di materiale estraneo, cioè metà bidone non c'entra niente con quello che è un po' il rovescio della medaglia quando è in sistema molto democratico come quello dei contenitori, perché il sistema dei contenitori ognuno fa quello che vuole, no? Sono lì, se li vuoi usare bene, bene, se non ti interessa, come vi ho detto, per alcuni lo usano male. E non per niente in Italia si sono inventati dei sistemi per cui hanno tolto i bidoni e ti controllano e ti fanno esporre il bidoncino. L'hanno inventato non a caso, proprio perché devono ovviare a questo inconveniente. Raccolti differenziati di plastica e metalli, ecco, ne approfitto per ricordare che tutto l'imballaggio in plastica, quindi tutte le confezioni, poi su tutti i nostri strumenti, le app, i siti, gli opuscoli, trovate una definizione più puntuale, ma tutto quello che dicevo è imballaggio, cioè l'imballaggio è quello che contiene un prodotto, un liquido, da questo ai succhi di frutta, al latte, eccetera, di plastica, va appunto nel contenitore della plastica. Ed è molto importante raccogliere la plastica perché poi dispersa nell'ambiente produce tutti gli inconvenienti, chiamiamoli così, che tutti conosciamo. C'è un ciclo virtuoso della plastica, noi abbiamo fatto degli accordi con tutti i materiali che vengono raccolti, vengono dati ai consorzi. In Italia voi sapete che è uno dei paesi leader nel riciclo, perché noi siamo molto bravi poi a individuare i difetti, però bisogna anche sottolineare un pregio, cioè l'Italia è leader in Europa come riciclo grazie al sistema dei consorzi, che è un sistema che è stato creato per legge. I consorzi non hanno finalità di lucro e aiutano i comuni a sviluppare la raccolta differenziata recuperando i materiali che poi avviano al riciclo, quindi e dando un contributo ai comuni, ed è per questo che è importante. In buona sostanza noi raccogliamo bene, e lì dipende ovviamente, come vi dicevo, dalla collaborazione dei cittadini, questo materiale viene dato ai consorzi, va a riciclo, quindi il consorzio dà dei contributi che servono a finanziare la raccolta differenziata, e quindi è un sistema che se fatto bene è virtuoso. Ripeto, è per questo che è importante che tutti utilizziamo bene i contenitori e si faccia una buona raccolta differenziata.
La raccolta differenziata non è solo, non ha un aspetto solo ambientale, ha un aspetto ovviamente normativo, perché ci sono peraltro delle norme, è obbligatorio fare la raccolta differenziata, lo ricordiamo, ma al di là di quello ha anche un valore altissimo dal punto di vista economico, perché i rifiuti indifferenziati, cioè la spazzatura, quella che vi dicevo prima, per la nostra comunità ha un costo, perché noi portiamo questi rifiuti indifferenziati fuori dalla Liguria, l'avrete sentito parlare, noi non abbiamo impianti per varie ragioni, fatto sta che dipendiamo da impianti terzi, questo ci costa 180 euro a tonnellate, che significa 25-27 milioni all'anno di smaltimento. Quindi tutto quello che è nei rifiuti indifferenziati ha un costo che concorre alla bolletta che poi noi tutti paghiamo e di cui tutti ci lamentiamo giustamente, ma purtroppo è frutto del fatto che, non avendo impianti, noi portiamo i rifiuti fuori e meno raccolta differenziata facciamo, più questi costi sono alti, ed è questo, non è un circolo ovviamente virtuoso ma vizioso. E ora si sta lavorando a fare gli impianti, ma nello stesso tempo si sta lavorando a potenziare la raccolta differenziata, e ritorniamo al motivo per cui è importante capire che, al di là dell'obbligo di legge, che quindi è comunque da rispettare, ma c'è una ragione, non è un obbligo campato in aria, ci sono ragioni, come vi dicevo, economici, ci sono ragioni ambientali, perché come diceva prima anche Daniela, non ci possiamo più permettere di sprecare risorse. Tutte queste risorse, pensiamo all'alluminio, pensiamo all'acciaio, pensiamo alle stesse plastiche, che anziché essere prodotti da materiali vergini possono essere prodotti da materiale, si chiama materia prima seconda, che è riciclato, ed è per questo che si chiama economia circolare. Un tempo l'economia era lineare, perché te estraevi le materie prime, producevi quello che ti serviva, i prodotti, li usavi e li buttavi via, ed era lineare. Adesso è circolare, perché in ognuna di queste fasi devi recuperare sia dalla produzione ma anche dal consumo questi scarti e reimmetterli nel circuito produttivo, nel circuito delle merci. Non è una cosa semplice, come potete immaginare, anche perché significa che le imprese devono poi essere in grado di riuscire a, da un lato, abbattere gli scarti, a diminuire i rifiuti, ma dall'altro devono essere capaci di fare i prodotti con i materiali riciclati, e non è una cosa banalissima. L'automotive, appunto, tutto il sistema industriale delle auto, hanno investito parecchi miliardi su questa cosa qua. Ormai il mondo produttivo è molto avanti su questo, perché ne ha capito anche che è un vantaggio competitivo, quindi che il consumatore apprezza, e si sta andando su quello. Ma è un percorso che tutti dobbiamo accompagnare, avere ben chiaro. Ecco, io le dico queste cose proprio per far capire che, al di là dell'obbligo, ripeto, che io sono abituato anche per così tradizione familiare, che se c'è un obbligo si fa e basta, però la ratio è una ratio che ha un fondamento sia economico che ambientale. Ma andiamo avanti così. Anche l'organico, abbiamo fatto un'analisi sull'organico, quindi abbiamo fatto l'analisi sui rifiuti, avete visto che c'è ancora molto materiale da recuperare, abbiamo fatto l'analisi sulla plastica e va abbastanza bene, sebbene si potrebbe fare un po' meglio. Sull'organico, chi lo fa bene, perché materiale estraneo sostanzialmente ce n'era pochissimo, un 7%, che era in prevalenza i sacchetti di plastica, no? E quindi quei sacchetti neri oppure sacchetti che, perché nella raccolta dell'organico bisogna usare i sacchetti compostabili o di carta, che sono quelli ormai del supermercato, sono tutti compostabili. Però diciamo, io sono già contento, ecco, nell'ottica che il meglio è nemico del bene, quindi io sono già contento che abbiamo poco scarto e che si fa raccolta differenziata. Bisogna aggredire la fetta che vi dicevo prima, cioè di quelli che proprio ne fanno zero, che buttano tutto insieme. Anche qua la raccolta differenziata organico, che ripeto è il 30%, 30-35% di rifiuti a seconda dei casi, consente di fare il compostaggio e fare anche andare ai biodigestori, quindi produrre energia, quindi è un circuito virtuoso. Eccolo qua che lo volete rappresentare, quindi c'è la trasformazione, nuovi prodotti, e questo è il modo di gestire gli scarti in modo intelligente, senza produrre costi ma risorse.
Idem l'analisi velocemente sulla carta, l'abbiamo fatta, la vedete a terra, ho messo le fotografie proprio per darvi l'idea che è un lavoro che si fa davvero manualmente, si prendono i pezzi e si dividono a seconda, qua i giornali, qua le scatole. Considerate che io sono stato questa settimana, c'è stato a Rimini il Salone Ecomondo, che è come dire il salone nautico dell'ambiente, no? Tutti i player internazionali ci sono a Rimini in questi giorni e si parla proprio di green economy, di economia circolare, di tendenze. È uscito da poco il regolamento sugli imballaggi che impone ai produttori una riduzione di imballaggi, alcuni addirittura saranno vietati dal 2030, ad esempio tutti i campioncini degli alberghi, usa e getta, non si potranno, le bustine del caffè non si potranno usare, cioè tutti quei micro rifiuti che comunque poi vanno a impattare sull'ambiente saranno vietati. Ci sono altre poi disposizioni che ora vi tralascio, ma il senso è che si va verso a una riduzione dell'imballaggio. Pensate ad esempio, vi cito questo perché è emblematico, la proporzione di spazio libero nell'imballaggio, nell'spedizione dell'e-commerce, non potrà essere superiore al 50%. Se voi immaginate, mia figlia è cresciuta, ma quando si comprano le cose per bambini, i giochi che c'è dentro, poi magari il gioco è piccolo così, però c'è una cosa di plastica, una scatola così, un polistirolo, eccetera. Ecco, dal 2030... la proporzione non potrà essere superiore al 50%, cioè si stanno dettando alcune regole e norme, quindi poi se andate se vi interessa a verificarla il nuovo regolamento sui imballaggi, vedrete che la tendenza è questa, no? La ratio è proprio diminuire o vietare addirittura la produzione di imballaggi. Tornando alla carta, ormai noi assistiamo in modo, e ci sono stati anche dei seminari su questo, è intervenuto anche Amazon lavora tantissimo su questo, sulla logistica di spazi, anche perché ne ha un tornaconto economico, perché ovviamente meno imballaggio significa più prodotto, quindi spendo meno nel trasporto, nello stoccaggio, di quei grandi hub che hanno di trasporto, però al netto di questo ormai nella carta noi troviamo molto di più cartone, che è quello dell'e-commerce, i vari Amazon appunto, che invece è diminuita la carta grafica, tipo giornali, riviste, eccetera. Forse anche perché è cambiato lo stile, la lettura dei giornali, però i giornali ho scoperto che li leggono in pochi, ma quindi anche questo significa cambiare poi i modelli e le attività sia di recupero e sia poi di riciclo dopo, perché cambiano le tipologie di materiale intercettato. Tornando a Pelli, soltanto l'1,3%, quindi praticamente niente, era materiale estraneo, quindi la carta è al top, carta e cartone, come qualità. Ripeto, si tratta delle analisi fatte sui contenitori, quelli blu, di carta e cartone. Quindi abbiamo fatto l'analisi sulla raccolta differenziata e in generale a Pelli è buona, però per chi la fa, perché lì dentro ci sono solo i materiali di chi fa la raccolta differenziata. Ahimè c'è ancora uno zoccolo duro, lo ripeto questo concetto perché ci terrei che fosse assimilato e poi trasferito anche nella vostra rete di relazioni, perché ci sono ancora persone, ripeto, che non fanno la raccolta differenziata. Questo abbiamo fatto anche un lavoro sui commercianti, quindi abbiamo fatto proprio una raccolta, abbiamo avviato una raccolta proprio di intercettazione e di ritiro negoziante per negoziante, quindi negozio per negozio, con questa campagna che abbiamo chiamato Rompeteci le scatole, quindi di piegarle in modo tale da contenere il volume, perché se anche lì, se noi mettiamo delle scatole che ci sono appena arrivate da Amazon, grosse così, senza piegarle, dopo tre scatole il bidone è già pieno e chi arriva deve metterlo fuori o noi siamo sempre a rincorrere il ritiro. Quindi vi raccomando l'accortezza sempre di piegarle in modo tale da ottimizzare i volumi. Anche carta e cartone, ma questo lo sapete meglio di me, ha un ciclo virtuosissimo perché sono tutti materiali che si possono riciclare, recuperare per fare altra materia prima. Idem per il vetro, sul vetro abbiamo mantenuto il sistema tradizionale,
Ricordiamo, ecco, che sul vetro non vanno messi la ceramica, la porcellana e neanche il Pirex, perché nel processo poi produttivo rovinano proprio, hanno un punto di fusione diverso e quindi rovinano il vetro. No, se sono, si possono dare alle isole ecologiche o a, agli Ecovan. Ora stiamo parlando ovviamente di cose che non è tutti i giorni che si buttano via, mentre le bottiglie di vetro è molto più semplice. Ecco, qua vi ho messo un confronto della raccolta pro capite per aree, per diciamo materiali, lo vedete in basso, vedete organico, carta e vetro. La barra grigia è la media nazionale, la vedete questa, che c'è per ogni materiale, sia per l'organico, la carta, il vetro e la plastica. E le altre due, quelle azzurre, azzurrine e azzurra un po' più marcate, sono la raccolta di, sempre pro capite. Questi sono i chili abitante a Genova, sia nel 2023 che nel 2024. Come vedete, la differenza più marcata è nella prima colonna dell'istogramma, dove la media nazionale di raccolta pro capite dell'organico supera i 120 kg. Qua dentro c'è sia la raccolta organica che il verde, che viene assimilato gli sfalci, diciamo. E voi vedete che a Genova siamo ancora a un terzo della media nazionale, quella che, dove siamo più indietro. Sul resto siamo più avanti, in alcuni abbiamo poco scostamento, ma ve lo faccio vedere perché per che sia ben chiaro che sulla raccolta differenziata dell'organico si possono fare passi da gigante, perché siamo lontani dalla media nazionale. Perché? Perché le persone, non separando l'organico, non lo mettono nel contenitore marrone, ma buttano tutto insieme nel rifiuto indifferenziato. Quindi questa fotografia l'ho messa apposta, perché possiamo permetterci noi di sotterrare soldi? Mi sembra di no, non la risposta. Sia vista anche la contingenza e visto comunque che la situazione economica non è delle più rose, quindi tutte queste materie prime possono tranquillamente essere recuperate, ripeto, sgravando di costi che adesso abbiamo e generando invece contributi, perché ripeto, i consorzi ci danno dei contributi che noi possiamo investire per la raccolta differenziata e gli altri servizi. Appelli, abbiamo fatto un progetto sostanzialmente che ha, come vi dicevo, mantenuto l'assetto, non abbiamo stravolto la vita delle persone, proprio per vedere se è possibile raggiungere dei risultati senza dover essere troppo prescrittivi, troppo invasivi poi come posso chiamarla, incomodità delle persone, delle abitudini delle persone. E quindi sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Abbiamo usato il sistema della spinta gentile, che è una teoria dei Nudge, che ha sviluppato un economista che ha vinto anche il premio Nobel. Se andate anche a cercarlo lo trovate, perché è stato pubblicato su un libro. Diciamo, da un lato spiega essenzialmente che per far fare le cose le persone o gliele imponi, le rende obbligatorie e quindi un sistema prescrittivo, oppure hai una spinta gentile, no? Cioè lo fai capire in buona sostanza, dai dei sostegni positivi, dei suggerimenti indiretti. Noi abbiamo seguito questa teoria, appunto, che appunto è una teoria, è un approccio che è riassunto nel conosci quello che butti, lo vedete anche in inglese, cioè far capire che cosa c'è dentro il rifiuto, che non si tratta di rifiuti e come possiamo separarlo correttamente. Perché spinta gentile? Perché noi sostanzialmente abbiamo spinto i cittadini a fare la raccolta differenziata sottraendogli il volume dell'indifferenziato. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto bidoni della raccolta indifferenziata. Quindi è un modo per dirti, incanalarti verso comportamenti corretti. Non abbiamo tolto tutti i bidoni e detto dalle 8 alle 10 del giovedì devi esporre questo, dalle 9 alle 11 esporre quell'altro. Abbiamo lasciato un modello, quello dei contenitori, che è un modello, ripeto, che dà la massima libertà a ciascuno di andare quando vuole, all'orario che vuole, nelle modalità che preferisce,
Però cosa abbiamo fatto? Abbiamo ridotto l'indifferenziato, i contenitori, vedendo se con questa spinta gentile riuscivamo a spingere verso comportamenti in modo persuasivo, in modo non invasivo, ai comportamenti corretti. È un, tra l'altro, un progetto che stiamo facendo qui, e da altre parti ne stiamo adesso avviando degli altri, per vedere un po' se facendo un abito su misura, no, sartoriale mi viene da dire, quindi calato sulle diverse realtà, vedere quali sono i pro e i contro e quali possono essere quelli replicabili e quelli più adatti alle singole comunità. Anziché fare un sistema, non so, porta a porta in tutta la città, che magari si scontra, ripeto, dove abbiamo anche provato a comunque, come tutte le cose poi del resto, non c'è un sistema che ha solo pregi, no? Anche nella vita quotidiana, se io compro una macchina ho il pregio di andarmene in giro quando voglio, girare, essere libero, comodo, e ho lo svantaggio però che devo pagare l'assicurazione, non trovo mai parcheggio, sono le multe, cioè qualsiasi cosa. Quindi l'obiettivo è massimizzare i vantaggi e cercare di minimizzare. Questo ci è sembrato un modo, ripeto, adatto qui, senza stravolgere la vita e le abitudini della persona. Quindi qui vedete anche le analisi più di dettaglio, perché prima c'erano, lo vedete dall'immagine, anche contenitori, molti contenitori anche disomogenei sotto il profilo dei volumi, c'era un po' di disordine, quindi abbiamo anche aumentato i volumi, che è un processo che è ancora in corso, non è finito, abbiamo fatto per zone, tant'è vero per fasi più che per zone. E quindi vedete, i volumi prima erano sostanzialmente per la raccolta differenziata e rifiuti uguali, adesso è uno sbilanciamento nettamente a favore della raccolta differenziata. E badate bene, noi riceviamo segnalazioni di persone che scrivono: ah, ma avete tolto i bidoni, come facciamo? Perché come facciamo? Era quello che dovete fare la raccolta differenziata, questa è la risposta. Perché i volumi che ci sono adesso sono calibrati per le utenze che se ne servono. Quindi non c'è un problema di sottovalutazione. Come avete visto, noi abbiamo fatto l'analisi, perché se ci sono 100 persone, sappiamo più o meno dalle stime, come vi ho detto, quanto è la produzione di una cosa, quanto è la produzione dell'altro. Quindi i volumi corrispondono alle persone. Qual è il vulnus? Che se le persone non fanno una raccolta differenziata, quei volumi lì non bastano, perché noi abbiamo sottratto volutamente dei volumi della raccolta differenziata. Non so se è chiaro il messaggio, ma è un approccio che sappiamo benissimo che si espone al fatto che magari si trova un sacchetto per terra. Noi stiamo spingendo, tant'è vero, non so se l'avete visto, abbiamo messo anche delle persone adesso dai bidoni, non so se vi è capitato, qualcuno di voi è capitato. Quindi abbiamo delle informatrici ambientali che stanno posizionate proprio dalle postazioni in piazza Ponchielli, nelle diverse zone, via di Robinante, eccetera, a giorni alterni, che non fanno multe, fanno solo presidio, informazioni, per aiutare anche questa cosa qua. Arriva una persona col sacchetto che non ha fatto la differenziata, quindi gli spiegano le cose, ovviamente in modo sintetico, che bisogna fare la raccolta differenziata. Quindi, ripeto, è un tentativo che ovviamente ha, come vi dicevo, anche alcuni elementi di criticità che stiamo risolvendo e stiamo piano piano aggredendo, però ha già portato dei risultati, perché già la raccolta differenziata del multimateriale della plastica latina è aumentata del 13%, la carta del 2% e abbiamo la raccolta del cartone che è di 13 tonnellate al mese. Noi ci aspettiamo nel 2025 uno 0,3, che sembra poco, ma è lo 0,3 rispetto alla raccolta differenziata totale di Genova. Quindi uno 0,3 significa comunque 1000 tonnellate, ogni punto è 2600 tonnellate a Genova. Quindi vi dicevo, a diverse fasi, e sta andando, accelero perché se no non finiamo. Stiamo accompagnando questo processo anche col miglioramento del decoro, quindi abbiamo cambiato dei cassonetti e ne cambieremo ancora per renderli anche più agevoli e funzionali e più nuovi. Abbiamo tolto questa postazione, l'avete vista, che oggettivamente era molto brutta, dalla fontana. Vorremmo togliere anche questa, stiamo cercando delle soluzioni che non sono semplici, però vorremmo riuscire. Quindi lungomare è
l'obiettivo togliere tutti i cassonetti, un po' come abbiamo fatto in Corsa Italia. E quindi la raccolta differenziata si accompagna anche al decoro. Abbiamo fatto tra l'altro su questo una campagna che, al di là anche dell'aspetto grafico fresco così chiaro, ha coinvolto anche i dipendenti. Pensate che abbiamo scritto a tutti i 51 dipendenti. Noi abbiamo come AMIU 2000 dipendenti, 51 di questi abitano qua a Pelli, quindi abbiamo scritto a loro in anticipo spiegando le finalità del progetto in modo tale che lo sapessero ancora prima dei cittadini e quindi facessero questo lavoro di diffusione di informazione. Idem sui cittadini, avete visto, avete ricevuto questo giornalino, no? Ah, vabbè, chi non l'ha ricevuto glielo faremo avere. No, può essere nella fase, perché come vi dicevo è a fasi, quindi dipende dalle vie di dove abitano le persone. Quindi siccome abbiamo fatto non tutte le vie, si stanno facendo, ora non le ricordo a memoria, ma c'è una serie di vie che abbiamo fatto, altre che dovremo fare, quindi ovviamente quelle che dovremo fare non hanno ancora ricevuto il... Però è una sorta di giornalino che spiega e racconta queste cose. Avrete visto insomma la campagna che è girato per i quartieri, abbiamo fatto alcune iniziative anche di plugin, di animazione territoriale, abbiamo coinvolto la squadra femminile del Genoa, eccetera. Faremo un corso di compostaggio e alcune attività nelle scuole. Chiudo perché abbiamo fatto tardissimo. Quello che ecco, ricordiamo, che non l'ho ricordato qua, che accanto a questo c'è tutto il tema che è emerso anche a Rimini questa settimana, dei rifiuti tessili e dei rifiuti tecnologici e digitali. Non ne abbiamo parlato stasera per questione di tempo, però tutto quello che è il mondo del digitale, cioè dell'elettronica, tipo questi, tutti i computer, monitor, eccetera, c'è un sacco di materiale ancora nelle case, che magari la gente lo lascia, roba vecchia, nei cassetti, eccetera. Quindi le chiamano le cosiddette miniere urbane. Ci sono proprio dei lavori su questo, perché tutti questi materiali, tutti questi prodotti hanno materiali preziosi e materiali rare, le famose terre rare che arrivano con nomi che sicuramente Daniela conosce meglio di me, che arrivano da altri paesi, dall'Africa e dall'Oriente, da cui noi dipendiamo, e quindi che bisogna recuperare. Anche questo, abbiamo un tasso di recupero che è molto inferiore a quello che dovrebbe essere. Quindi tutti questi tipi di rifiuti, compresi rifiuti tessili, non vanno buttati nella spazzatura, perché li troviamo sempre lì, ma portati alle nostre isole ecologiche, ai nostri camioncini. Ora attiveremo anche dei servizi ad hoc e delle campagne. Quindi, per riassumere, tutti questi rifiuti non sono rifiuti, ma sono risorse che possiamo, se correttamente riciclati, che poi basta in casa separare, avere gli scompartimenti, e si riesce a fare. Pensate che in alcune città il rifiuto indifferenziato, quelli che fanno il porta a porta lo ritirano ogni 2 o 3 settimane, quindi hanno tolto il cassonetto, altro che cassonetti qua che sono troppo pochi, proprio non ci sono, e per 3 settimane non puoi buttare i rifiuti perché non ci sono i cassonetti. Quindi prima di arrivare a situazioni così estreme, noi stiamo, come vi dicevo, cercando con l'equilibrio e con questa spinta gentile, facendo informazione, diffusione. Quindi occasioni come queste sono importanti per trasferire questi concetti. Qualsiasi domanda sono a disposizione, ci sono poi anche in futuro i nostri tradizionali canali, per cui se vi viene in mente qualcosa contattateci senza riserve. Grazie. Se ci fa la domanda, così sentono tutti. Sì, ho 95 anni e tengo il pannolone giorno e notte. Poi lo metto in un sacchetto e di plastica, in un sacchetto della spesa, lo chiudo e lo butta nei rifiuti. In quali devo metterli? Rispondo subito. Allora, i pannolini sono una di quelle... Grazie, signora. Okay. Complimenti. Per l'età, perché 95 anni.
Vi dicevo, i pannolini, i pannoloni, diciamo quelli che vengono chiamati rifiuti tessili sanitari o prodotti di assorbimento della persona, li chiamano in 100 modi, ma per capirci pannolini e pannoloni. Si sta lavorando perché rientrano in quel processo di minimizzazione che vi dicevo, perché attualmente vanno a finire nel rifiuto indifferenziato. Per quale motivo? Perché non esiste ancora un impianto che riesca a riciclare. Stanno tentando con un impianto sperimentale in Veneto, e sono le realtà più evolute a cui mi riferivo, proprio perché stanno aggredendo, visto che sono già a una percentuale altissima, stanno aggredendo queste piccole frazioni, che poi tanto piccole non sono, perché pannolini e pannoloni stanno crescendo. Tra l'altro ho visto da poco che il numero di pannoloni ormai supera come vendite ampiamente il numero di pannolini, un dato statistico. Questo significa... Questo no, apre un altro capitolo del declino, dell'inverno demografico del nostro paese, che è un tema importante, molto più importante, forse anche dei rifiuti. E io, Daniela, sono preoccupato per le mie pensioni, egoistico. No, a parte gli scherzi. Hai contribuito. No, a parte gli scherzi, ora ritornando al tema, ecco, vi dicevo, quindi si sta lavorando perché è importante, qui l'abbiamo soltanto citato per questione di tempo, ma la raccolta differenziato è uno strumento, il fine è il riciclo. Per fare il riciclo ci vogliono gli impianti, è fondamentale, perché poi la gente non vuole gli impianti e nascono, non li vogliamo qui, ma non solo i termovalorizzatori, qualsiasi impianto. Il tema è che per trattare questi materiali e recuperarli ci vogliono impianti. Quindi si sta lavorando per rispondere alla domanda della signora. Attualmente questo tipo di rifiuto va nell'indifferenziato perché ancora non ci sono impianti, quindi sarebbe assurdo raccoglierli separatamente per buttarli insieme poi ai rifiuti dopo. Non avrebbe senso. Fin quando non si riesce a attivare una... che ripeto, ci stanno studiando, se voi andate a vedere Contarina, insieme a Unilever, che è una multinazionale dei pannolini, quella dei marchi Pampers, eccetera, stanno lavorando a trovare la soluzione tecnica ed economica, perché poi tecnica forse l'hanno trovato, è che bisogna vedere poi quanto costa fare tutta questa operazione, però direi che a breve ci si arriverà e quindi anche i pannolini e i pannoloni potranno essere recuperati come... frazione anche assorbente come riciclo. Aspetta, andiamo. Allora, gli spazzolini non sono imballaggi, vanno nei rifiuti indifferenziati. Allora, se sono quegli attaccapanni, sì, di solito sono o d'alluminio ormai, quelli della lavanderia, che possono tranquillamente... Quello potete metterli tranquillamente, sia la plastica che l'alluminio, dentro la raccolta differenziata. Non sono imballaggi, ma meglio lì che nell'indifferenziato. Allora, io ho tre domande per lei e una per la dottoressa. Le domande sono... Ecco, però ribadisco, stiamo parlando di dettagli, nel senso che va benissimo. Poi noi abbiamo un alfabeto del rifiuto, quindi dall'A alla Z, li trovate su internet, su... Ci sono proprio tutte. Concentriamoci però sulle cose importanti. Lo dico anche quando parlate con le persone, perché la cosa fondamentale è l'organico, che quindi tutto lo scarto di cucina, che non vanno buttati nei rifiuti, ma nei contenitori marroni. Tutto quello che è bottiglie, vasetti, confezioni, tutto nella plastica. E tutto quello che è carta e cartone, perché noi troviamo anche il cartone, l'imballaggio di cartone dentro i rifiuti. E se poi avete voglia, aprite una volta quando andate a vedere, vedete che visivamente proprio si vede che c'è ancora... Anche bottiglie di vetro troviamo dentro i rifiuti, che sembra assurdo, però è dentro... Prego, signora. Allora, il mio desiderio, non so se il mio desiderio, arriva. Se i miei desideri sono quelli della comunità... regalare nuovamente, come avevate fatto per i cestini del rifiuto ecologico, i sacchetti una volta al mese, oddio, devo andarla a prendere, perché
sarebbe un incentivo. Io vivo da sola, ma anche chi vive in 3 in 4, il sacchetto piccolo, fai presto a raccogliere gli avanzi della frutta e della verdura. Col sacchetto grosso, già che ci sei, può succedere che uno non lo fa. Perciò ripristinare l'uso gratuito dei sacchetti biodegradabili che avete dato insieme al bidoncino. L'altra cosa, come aiuto, a volte succede che i vostri operatori sono da soli, qui e là, io abito vicino, ci sono i contenitori, cadono della merce, non la raccolgono. Cioè la gente, noi mettiamo dentro e poi loro, poveretti, riesce fuori. L'altra cosa, specialmente in futuro, fare il lavaggio dei bidoni organici. D'estate fatelo un'altra settimana, cioè sì, quello... perché quello, se tutti quanti mettiamo, perché quello diciamo differenziato viene raccolto spesso, quello organico io vedo, curioso, sono pensionato, lo raccolgono ogni tanto, perciò la puzza, il liquame, è una cosa. Abbiamo i topini che girano, poverini, i colombi, queste sono le domande per lei. La domanda per la dottoressa invece è un'altra. Dovreste parlare nelle scuole elementari, perché io sono una cittadina del mondo, vado in Australia e in Giappone. In Australia c'è la cultura da piccoli di riciclare, addirittura, che so io ho fatto con mia nipote un quadro col caffè, i gusci d'uovo ed altre cose. Abbiamo fatto, ci siamo divertiti. Perciò anche nel riciclo della bratta è nata l'arte. Perciò dovete parlare non nelle scuole superiori, ma educare dal basso. E l'altra cosa, noi avevamo i vecchi genovesi, il brutto e il buono, no? Quei biscotti. In Australia, questo l'ho vissuto io, la roba brutta la mettono su aceto. Cioè nascono per dire... nasce, no? Diciamo, noi diciamo guarda che strano, ha fatto 2 pomodori. Loro non buttano via niente, perché il buttare via i rifiuti crea il famoso CO2. L'altra cosa che ho notato, che qui ho provato a dirlo ai supermercati, ma non ci sei, lì per abitudine abbassano i prezzi. Dopo una certa ora dicono è molto meglio abbassare il prezzo, dare roba fresca agli utenti e non buttare via, perché tutto ciò che si butta via, questo è i supermercati. I ristoranti lo portano dai poveri, perché tutto quello che cucina, questa è la mentalità anglosassone, non lo so, io sono cittadino, sono 15 anni che giro fra Italia, Giappone. Beata, e ho lasciato i figli lì, ho lasciato i figli liberi e torno indietro. Però il mio suggerimento è vedere dei sacchetti, pulire e lavare. Tutti, ma quello è. Qualcun altro? No. È un medico la signora. Sì? Possiamo rispondiamo no. Pegli è un'isola felice, no? Nel senso che non ci sono ancora tutte. Non siamo stati ancora incontaminati da tutte queste etnie. Io era solo una curiosità. Scusate che non sentiamo la domanda. Volevo sapere. Come vi comportate con le circoscrizioni Cornigliano, San Pier d'Arena, Centro Storico, dove c'è praticamente, è solo una mera curiosità, dove c'è praticamente tutte queste etnie che non sono ancora qui a Peglia, ecco, come Isola Felice le teniamo conto questo. E se lì appunto si comportano come a livello di comportamento, differenziazione della... Ecco, vabbè, poi chiedo, perché forse non ho capito bene, a Pegli non siamo stati contaminati da queste etnie? Ah, sì, ho capito. Non capisco bene, vabbè, meriterebbe tutto una cosa. Invece io avrei, diciamo, 3 domande, che sono queste. Una riguarda un po' i massimi sistemi, cioè se sentiamo dire che la plastica finisce in Turchia o in Africa. Recentemente un servizio giornalistico diceva che in Turchia è il terzo, quarto paese, l'Italia, che porta plastica. Cozza un po' con tutto il discorso che lei ha fatto. Del riciclo, eccetera. Seconda domanda era
per la signora, per la dottoressa, che impatto può avere la costruzione della diga sugli ecosistemi, eccetera? Terza e ultima, i nostri politici sono, come dire, sensibili a questo discorso? Perché io ricordo di aver sentito forti critiche verso la politica, come dire, chiamiamola così, ecologica dell'Europa. Critiche sì, lodi poche. Ultima domanda, così poi chiudiamo. Sennò... Allora, io abito a Sestri, che non è un'isola felice, ma non accuso nessuno, direi in primis, perché troviamo per la strada di tutto, dai materassi alle seggiole, ai frigoriferi, ecco anche voi, ecco. Allora io mi chiedo, potete fare qualcosa in maniera che, non so, quando le persone mettono queste cose possano essere anche individuate, perché il sacchetto fuori è una cosa, ma un materasso, un frigorifero, grazie. E comincio io, poi facciamo chiudere a Luca, che così ha più domande. E dunque, rispetto all'educazione ambientale, sono d'accordo a questa cosa, e tutto sommato c'è uno sforzo sull'educazione ambientale che, come dicevo, è cominciato dall'85 ed è cominciato proprio sulla parte della differenziata. Certamente l'idea del cambiamento di consumo, dell'idea dei consumi è un tema. E sentivamo spesso parlare Luca, no? Che diceva quando la gente va al supermercato, quando la gente va al supermercato. Certamente il supermercato, dal punto di vista del meccanismo e dei rifiuti e della qualità del prodotto, del collegamento con lo sviluppo dell'entroterra, è uno strumento che è molto comodo per tutti noi, ma che non ha questo tipo di collegamento. Cioè, ci sono sempre più gruppi di acquisto che acquistano dai piccoli produttori e che acquistano prodotti di qualità a prezzo e si trovano, diciamo, in condizioni migliori e hanno molto meno rifiuti. Si tratta di avere, appunto, all'interno del proprio regime di vita delle disponibilità anche, diciamo, di organizzazione della propria vita. Ed è chiaro che, cioè, insomma, i comportamenti non perché possono essere omologati tutti, ma bisogna saperlo che ci sono comunque la possibilità di acquistare con poco imballo anche dal, per esempio, il negozio di vicinato, magari ci fa spendere un po' di più, però ci dà meno imballo che non il supermercato. Ora non è che voglia fare una guerra alla grande distribuzione, ma il prodotto che arriva dalla, no, le fragole che arrivano dalla Nuova Zelanda le trovate al supermercato, non le trovate dal piccolo commerciante normalmente. Ora poi, per carità, i kiwi della Nuova Zelanda invece sì, ho scoperto questo purtroppo. Però ecco, volete proprio i kiwi della Nuova Zelanda o potete accontentarvi di un kiwi che invece è comprato un po' più vicino? Volete proprio le fragole a Natale o vi basta mangiarle durante la primavera che magari hanno un gusto migliore? Ecco, queste scelte qua sono scelte individuali nostre che dobbiamo sapere che sono il battito d'ali che porta alle questioni. Sulla questione delle politiche green, no? Indubbiamente è vero che si sente sempre dire: ma quanto ci costa questa transizione ecologica? Ecco, in realtà noi vediamo, da quello che ha detto Luca, da quello che diciamo, che ci sono quelle semplificazioni lineari, no? Per cui se una cosa ci costa di più, cioè se mi costa portare la spazzatura giù, allora invece non la porto, metto tutto nel sacco, eccetera. Poi mi lamento della Tari, allora dico: ma perché? Eccetera. Diciamo, se lo guardiamo in termini più complessi, in realtà la transizione ecologica è un risparmio e non un costo. Il problema è che dobbiamo, poi purtroppo i messaggi spesso diventano semplificati e allora a quel punto lì abbiamo dei problemi. La questione delle macchine elettriche o del fatto che noi abbiamo spostato un po' tutta la produzione delocalizzandola in altri paesi, no? Non riusciamo a fare un pannello solare in Italia e le altre produzioni. Questo è stato un problema che è nato da tanto tempo fa e che riguarda
politiche industriali, riguarda le politiche degli stessi operatori industriali, che poi oggi però si lamentano di altri tipi di problemi che si trovano ad avere. Non è che possiamo risolvere tutti i problemi del mondo, certamente che come passerei un po' questo messaggio, che come cittadino, consumatore, utente, fruitore di servizio turistico, che in realtà abbiamo un po' superato il momento pasoliniano in cui saremmo stati vittime della pubblicità e supinamente, no? In realtà abbiamo scoperto che come consumatori abbiamo un potere maggiore, perché le nostre scelte di consumo poi indirizzano il mercato. Il mercato ha questa cosa un po' strana, che se uno chiede una cosa, dopo un po' c'è qualcuno che te la vende. Allora, se noi chiediamo salute, benessere, salute ambientale, eccetera, il prodotto avrà quelle caratteristiche. Se noi chiediamo semplicemente le fragole di Natale, qualcuno ci porta le fragole a Natale. Allora, ecco, dobbiamo un po' fare pace con noi stessi e capire in quale situazione ci andiamo a mettere. Faccio ancora questo esempio delle varie politiche, delle varie prese di posizione a Rio de Janeiro nel 92, ma poi anche quelle successive, ma questa è particolare. Ricorderete che siamo rimasti tutti traumatizzati dalla notizia del buco dell'ozono e dal fatto che il buco dell'ozono si creava dagli spray, dai prodotti spray. Ora, che dandosi il deodorante uno andasse a bucare l'ozono, nessuno se l'era pensato prima e però ci ha spaventato. Ancora oggi noi troviamo nei negozi, nei supermercati, i prodotti spray dove c'è scritto non buca l'ozono, ma fu un risultato che si raggiunse in maniera rapidissima, il fatto che i prodotti spray non avessero più i CFC all'interno. C'era la tecnologia e la gente li chiedeva. E chiedendoli il mercato li ha messi sul mercato e ancora adesso ci dicono guardate che non buchiamo l'ozono. Allora, se noi chiediamo prodotti di qualità, a questo punto in realtà condizioniamo il mercato. È chiaro che ci vuole della cultura e va diffusa. Comunque il sistema dell'educazione ambientale va avanti. Dobbiamo farlo anche un po' tra di noi, eccetera. La televisione non ci aiuta più tanto da questo punto di vista, ma noi possiamo comunque portare avanti questi messaggi. Grazie davvero per la bellissima pomeriggio che ci avete fatto trascorrere dandoci delle informazioni. Sì, chiudo prima rapidamente sulla pulizia e il lavaggio, certo che sì, che dobbiamo migliorare laddove ci sono delle criticità. Resta il fatto che a monte, ripeto, anche sull'umido c'è la necessità di cominciare a separare a casa tutti in modo sistematico, perché è quello che fa la differenza per tutto quello che vi dicevo. Poi naturalmente in una grande città anche un'azienda come Amio deve migliorare alcune cose sulla pulizia e il lavaggio, e ci sono dei programmi che stiamo... Ecco, sui sacchetti invece c'è un tema che noi li diamo nella fase di avvio, poi non siamo dei distributori, perché immaginate cosa significherebbe in termini organizzativi di costi distribuire in tutta Genova i sacchetti quando ormai ci sono i sacchetti del supermercato che vanno benissimo, sia quelli della frutta e verdura e sia quelli del... Quindi si usano tranquillamente quelli. Anche perché sono tutti ormai compostabili i sacchetti, quindi si riciclano quelli se non si vuole comprarli, ma la distribuzione non c'è nessuna città in Italia che lo fa tranne quelli che hanno il porta a porta o la tariffa puntuale, dove nel sacchetto mettono un codice e quindi a quel punto ti misurano il codice. Di questo non ne abbiamo parlato, ma la prossima proiezione, e allora sì che distribuiremo i sacchetti, sarà la tariffa puntuale, che sarà quindi legata, per cui ciascuno pagherà per quello che produce, il principio chi inquina paga, no? Quindi più produrrai di rifiuti e più pagherai, rispetto che ancora non ci siamo arrivati, perché è un aspetto che va misurato e quindi è un aspetto non semplice da attuare, ma l'obiettivo è quello, è l'obiettivo che impone ormai l'Europa, impone ormai le normative. E faremo anche dei test già non qui a Pelli ma in altre zone, cominceremo a fare dei progetti anche mirati di raccolta proprio tracciata, per cui il sacchetto è associato all'utenza e alla persona e si riesce a misurare.
Grazie. Grazie, grazie ai nostri ospiti per il bellissimo pomeriggio.